Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Benvenuti quindi in questa quarta puntata ufficiale del nostro podcast che ormai spopola, possiamo dire che spopola? Spopola. Fa impazzire tutto. Fa impazzire l'internet. Fa impazzire le pizzerie che riescono a mandarci la pizza. A proposito, però ottimizziamo. Tu ordini Io ordino pizza. Subito la pizza, esatto. E voi a questo punto salutiamo. Fate entrare e salutate, esatto. Come sempre Violetta. Ordino la pizza. Ordina la pizza, sempre la margherita. Ciao Violetta. No, ciao, buonasera, come state ragazzacci? Noi come bene. State? Beh, tu sei riuscita a ordinare la tua pizza, l'hai fatto oggi? Ah, perché pure lei ma dovrebbe... Guarda, visto la sfortuna che avete voi, ancora non mi sono azzardata, perché dico, se non arrivano, se non passano da voi, figurati se arrivano pure da me. Io ho prevenuto la cosa, visto che la pizza non arriva, mi sono munito di birra, che almeno quella. E tu lo portai a fornuto? Cioè, no, questa è mia, Gianni, se vuoi, vai a comprare. No, vabbè. Violetta, come stai? C'è una cosa, te la sei portata a casa, ecco, almeno quello. C'è la birra. Fatto. Cioè. Allora, io per scaramanzia questa volta non ho preso, ho cambiato pizze totalmente. Vabbè, tutto. Sì, quindi sì. Ho preso tre pizze uguali, per vabbè, non sbagliare. Vabbè, okay. 3-4 formaggi. Vabbè, così. Quello che vediamo, arriva, che succede. Magari vediamo che arrivi. Succede. Oh, allora. Alla vostra. Alla vostra. Grazie. Alla tua. Grazie mille. Violetta, come stai? No, no. Come stai? Come va? Bene, bene, tutto bene. Qui allora. Si lavora e tutto il resto, però insomma, regular. Bene. Dai, allora, io tra parentesi, io voglio sapere una cosa troppo da te, ma ne parleremo più avanti. No, perché... no, infatti invece io volevo dire adesso, ah, perché okay. Siccome so che cosa volevi dire, okay. Chiedo a Violetta, vogliamo già subito parlare dell'elefante nella stanza o vogliamo parlarne fra un po', fra qualche... Ma fra qual è l'elefante nella stanza? Ma qual è l'elefante? Qual è l'elefante Violetta, nella stanza? Oggi è uscito un video tuo, quindi... Dai. Peraltro clicco Violetta, così dopo andatevi a vedere il video che è uscito. Vogliamo parlarne subito o ne parliamo dopo di The Batman? Che anche tu cosa. Hai visto. No, perché lei l'ha visto. Lo quindi... so, lo so, visto il video. So che è uscito il video, non l'ho visto ancora. Parliamone quando parliamo effettivamente nella serata, perché abbiamo delle notizie okay, che riguardano Batman, no? Quindi ci possiamo agganciare. Allora ne parliamo. Non so fra... se cominciamo da quelle oppure se arrivano no. dopo, però no, magari questo... possiamo agganciare il tutto, no? A questo punto ne parliamo fra un quarto d'ora, 20 dai, minuti. E lui sta dai, fremendo, un po' di hype. Ne vuole tanto parlare. Un po' no, perché so che è uscito anche il suo video, sì, voglio sì, vedere cosa ne pensa. Visto il venerdì scorso abbiamo dovuto cercare di parlarne senza ormai parlarne. Quindi, beh, passiamo alla cosa spoiler. No. Dobbiamo no. sempre cercare ancora di... Ancora una settimana. Sì, ancora dai. Una settimana. Da quando è, Violetta, secondo te, ragazzi in chat, secondo voi da quando si può cominciare a dire basta fanculo spoiler se ne parla di una cosa? Quanto tempo deve passare? Allora secondo me, poi lascio la parola a Violetta, ormai cioè una volta si doveva aspettare, poteva anche un anno poteva esatto, essere rischio però spoiler. Ormai adesso ragazzi, ormai secondo me già dopo un mese quasi che ne puoi parlare. Ma credo che forse Ridley Scott che dice 2 settimane, secondo me è il massimo ormai, non due lo settimane. So. Violetta, tu che dici? Ma guarda, qualcuno che ti insulta perché gli hai spoilerato qualcosa lo trovi sempre, sì, quindi... è quello. Cioè, c'è ancora gente quello... che insulta perché tu gli spoileri Seven. Sì, cioè, sì, ragazzi... Seven o Matrix. Sì. No, io ho ricevuto insulti per aver spoilerato Breaking Bad a 10 anni dalla capito? Messa in onda, però, vabbè, cioè... quindi proprio... perciò quello sì. Beh, io penso che con i film usciti in sala, così il galateo magari vuole che i primi 2 weekend ti è, perché poi sono due quelli in cui... grosso, sì, un paio di settimane anche sono d'accordo con Ridley Scott, non sapevo avesse detto perché? Questa cosa, hai però no, no, Ridley Scott in chat, no, abbiamo Ridley Scott in chat, certo Violetta, che ti pare? Oh mio ogni Dio, io che già pure... lo volevo insultare stasera ogni tanto perché più tardi ci sarà una notizia. Spunta pure Christian De Sica ogni sì, tanto sì. A caso Serenata dice quando lo tolgono dalle sale, che più o meno pure. Sono 2-3 settimane. Beh, ormai. Dipende, no? Dipende oh, dal no. film. Spider-Man ancora sta in sala. Sì, Spider-Man no. figura che ancora sta in ma pure sala. Batman ma Disney sarà, fa cassa. Secondo me sarà sì, 3 mesi, mese, ma pure 3. Io vi posso dire una cosa, no, perché ad aprile uscirà la versione su HBO Max e quindi lo tolgono dalla sala, okay. Purtroppo. Ma ti dico anche un'altra cosa. Ma quindi me... stiamo parlando adesso? No. Però in generale vabbè. Bisogna battere il ferro quando è caldo, cioè vabbè. Dopo un mese inizia. Come diceva? A... Non lo so. Okay. Ma parliamo delle news. parliamo delle news e quindi... no, iniziamo. Cappuccino news. Ah giusto, c'hai ragione, ho sbagliato, quindi questo.
Ok, perché l'inizio. Iniziamo le nostre serie di news. Vai. Allora, incominciamo con Apple Plus, Apple TV Plus. Scusa, apro subito una digressione. Sì. Ma qualcuno di voi ha Apple Plus? Io ce l'ho avuto per un anno. Io. Tu ce l'hai? Ce l'hai ancora? T'ho sconvolto questa cosa. No, perché? Vabbè, ma lei... rimasto proprio... No, aspetta, però immagino che per il suo lavoro lei li deve avere per forza tutti. Cioè, forse non c'ha, sì, che ne so, Infinity, ma può essere che c'è pure quello. No, Infinity mi manca, però vi garantisco che gli altri ce li ho praticamente tutti. Eh sì, dove esce la roba nuova, perché Infinity non produce niente di suo, quindi esce roba che già è stata da altre, certo, parti, e quella te la puoi evitare. Però Netflix, Prime... Apple, Disney Plus, che altro c'è? Now, e adesso è uscito su Sky, ha preso questa piattaforma che io non conoscevo, Peacock. Però è già dentro Now, è già dentro Sky, okay. Peacock, quindi l'hanno messo dentro, però ce n'è un altro, HBO Max appena arriverà in Italia, io non se so arriverà. Se tu ci hai mai avuto accesso. Esatto. Vabbè, era per dire, io capisco che magari per esempio per noi in generale, te in particolare che proprio fai dei contenuti molto a cadenza settimanale e serve, però ma pure Apple Plus, ma chi ce l'ha il tempo di guardare tutta questa roba? Comunque, andiamo avanti. Allora. Però c'ha ragione, chi c'ha il tempo di guardare tutta questa roba? Io ti capisco benissimo, giusto perché lo faccio per lavoro, però sennò... Esatto. È vero. Esatto. Allora, parlando di quello che è successo, Apple TV Plus praticamente ha annunciato con un comunicato stampa tutte le varie uscite che ci saranno nel 2022 e sono uscite pazzesche. Vi dico solo alcuni nomi. Vai. Tra quelli, Alfonso Cuarón, per esempio. Cioè esce proprio lui. Sì, esce lui. Uno show. Un film di Cuarón, poi abbiamo Antonio Fuqua. Non so se ho detto bene. Fuqua, sì, Fuqua. Fuqua, boh, Fuqua? Sì. Non lo so. Antoine Fuqua. Dakota Johnson, Oprah Winfrey, Will Smith. Sì, Will Smith, Ryan Reynolds. Abbiamo il nuovo film di Martin Scorsese che debutterà direttamente su Apple TV Plus. E ci sono un sacco, proprio tantissimi annunci. Ma quindi me stai a dire che se dobbiamo fare? Me sa di sì, perché soprattutto a livello autoriale, e vi parlo di film molto autoriali, e ha dato veramente una bella smorzata, soprattutto a Netflix, che per dirti, Scorsese e Cuarón vengono da Netflix. Abbiamo fatto Roma e The Irishman, no? Sì. Quanto costa? Cioè, nel senso, ragazzi, qua è un impegno. Cioè, in chat chi era? Qualcuno che chiedeva, ma è, quindi bisogna, serve, chi è? Dov'è? Qualcuno diceva, ma Apple Plus, serve quindi. Apple TV Plus. Allora, forse finora poteva essere editabile, anche se c'è tipo la serie di Shyamalan, mi hanno detto che era molto bella, anche se io non l'ho vista, dove lui faceva, cos'era? Il regista. Era proprio il regista. Regista e scrittore, scritta, sì. Esatto. Cioè, mi sa diretto due o tre puntate. E poi c'era pochissima roba, in realtà. C'era la serie con Jennifer Aniston, che è figa. The Morning Show. Di cui è bella solo la prima stagione in realtà, però una chicca secondo me è Ted Lasso, quella è proprio una chicca con Jason Sudeikis che è protagonista, quella veramente vale la pena guardarla se vi fate Apple TV Plus. Quindi forse dal secondo, un po' come è stato Disney Plus all'inizio, cioè Disney Plus per il primo anno se non aveva l'archivio Disney, cioè c'era Marvel, poca roba, Marvel. Però poi a un certo punto è entrato Star e adesso è diventata una roba che fa ma perché gola. Loro, siccome non sono stupidi, sapevano che all'inizio tutti se lo facevano perché c'era la cosa, riguardiamoci tutte le cose vecchie dei Disney cartoni. E della Marvel. Sì, vabbè, quello insomma. Esatto. Poi dopo un anno, quando nessuno avrebbe rinnovato perché tutti saremmo visti tutto, Star, hanno tirato fuori Star e ha iniziato ad acquistare Fox, c'ha Alien per dire, c'ha un sacco di roba. Ma poi fa anche svariati originali adesso, sì, Disney Plus, sì, quindi insomma ha parecchio aumentato il suo catalogo. All'inizio potevamo considerarlo mezzo vuoto da questo punto di vista delle novità. Però poi appunto... Oh, che vi devo dire? Saranno contenti Ridley Scott e Scorsese che si lamentano tanto che i loro film... Perché c'è sta pure un film di Ridley Scott, ho letto su Apple TV Plus, Napoleone con Joaquin Phoenix. Esatto, giusto. Quindi cioè, saranno contenti, finalmente forse smettono della piassela coi cinecomic perché... Ma parliamoci chiaro, direttamente. Anche questo si potrà smezzare, no? Sì. Cioè,
Ma come un po' smezzato. Ma addirittura c'era un sito che ti permetteva. Beh, mo non lo so, ma che c'è? Non mi vuoi far credere che c'hai tutti gli abbonamenti pieni. Te giuro, te giuro, te dirò, anzi te dirò di più, quello di Disney Plus lo condivido con tutta la mia famiglia, ma lo pago solo io, solo a stronza che sono io. io è così con Netflix, so stronzo che lo paga e poi la mia compagna lo vede, il padre della mia compagna lo vede, i miei nipoti lo vedono, io so stronzo. Famoselo con Slim Dogs. Guarda, vediamo, al massimo dovevamo con Slim Dogs. Comunque la cosa che mi interessa molto da vedere è Killers of the Flower Moon, che è il film nuovo di Scorsese con DiCaprio. Che ormai è, che ormai è, proprio, sì, è proprio quell'attore che è un po' feticcio, è un po' che, sì, un po' feticcio. E poi c'è anche la storia di faranno un nuovo A Christmas Carol, penso in chiave comedy, perché ci sarà Ryan Reynolds, Will Ferrell e Octavia Spencer, e soprattutto Ryan Reynolds abbiamo imparato che quando fa commedia è pazzesco. Poi abbiamo Will Ferrell che abbiamo imparato. Deadpool, l'hai visto? Sì, l'ho spento dopo 20 minuti, ma non mi capitava da tantissimo di spegnere un film dopo 20 minuti. No, comunque secondo me è un catalogo molto interessante, soprattutto con tantissime uscite, praticamente ne uscirà quasi, se non sbaglio nel comunicato lo dicevano, quasi una al mese di queste uscite annunciate, quindi... Ma Oprah che fa? Un documentario, un documentario prodotto da Oprah Winfrey e diretto da Reginald Hudlin sulla carriera e la vita del compianto Sidney... Poitier, che non so. Che non so, Sidney purtroppo. Poitier era... Tu sai chi è? Regista, forse? Regista, Sidney Poitier. Vabbè, state calmi. Pomeriggio in Giorno da Cani, mi pare che era scuro. Giusto. No, okay, quello era anche... Lune... come si chiama? Credo Indovina chi viene a cena. Indovina chi viene a cena. Eccolo qua, comunque, ho trovato. Eccolo qua. Bene. Chi viene a cena, la scuola della violenza. Vabbè, quindi ragazzi, probabilmente ci toccherà pure Apple Plus, che vedevo dire. Vediamo un attimo. Però vi posso dire una cosa, secondo me Apple TV Plus deve assolutamente incrementare la sponsorizzazione dei suoi prodotti, perché ci sono cioè dovrebbe fare un lavoro più simile a quello che fa Netflix, anche Prime Video, perché la verità è che Apple TV Plus sono uscite anche delle robe interessanti, anche delle robe candidate, però chi se n'è accorto che è uscito il Macbeth su Apple TV Plus, che è candidato agli Oscar? Nessuno, perché non fanno una pubblicità sufficiente, quindi nessuno si accorge di sto Apple TV Plus e nessuno si accorge dei loro film, quelli grossi, perché era uscito pure Emma con Anya Taylor-Joy, che anche quello è stato premiato, eccetera, e anche lì praticamente non lo sapeva nessuno che era su Apple TV Plus, lo sai quando vengono candidati alle premiazioni, quindi devono assolutamente lavorare sulla promozione come una vera distribuzione, poi come la promozione dei loro prodotti, perché sennò cioè, è ovvio che la gente dice ma che è Apple TV, ma chi se lo fa, ma chi se lo fila, finché non fanno questo tipo di sponsorizzazione. Hai visto Netflix quanto rompe le palle, che c'hai film fighi, che c'hai film anche candidati agli Oscar, eccetera, anche Prime Video, cioè, insomma, ci mette del suo, le esclusive, cioè le pompano, capito, fanno proprio una buona distribuzione. Apple TV Plus da questo punto di vista niente. È quasi inesistente. Non ho mai capito se è perché non ci hanno creduto più di tanto. Oppure secondo perché... me stavano preparando un lancio serio tipo questo, cioè hanno preparato tutta una serie di cose mega fiche e adesso se le sparano tutte quest'anno. Perché addirittura io per esempio ce l'ho avuto per un anno, perché quando è uscito, in quel periodo uscì l'iPhone, ho preso l'iPhone e ci fu l'abbonamento per un anno gratuito con l'iPhone, cioè con i prodotti Apple ti dava un abbonamento di un anno gratuito. Ma non c'era niente? No, era come Disney Plus all'inizio, anzi Disney Plus almeno c'era roba del catalogo Disney, su Apple TV Plus c'era veramente pochissima roba, infatti credo di non aver visto niente. Ma anche Prime 3 anni fa c'aveva pochissima roba, eh. Poi piano piano. Comunque ragazzi, prima Sidney Poitier principalmente conosciuto come attore più che come regista, era volevo fare questa precisazione. Ma vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. Vai. Parliamo di una news che a me mi ha proprio riempito il cuore, perché Disney con un tweet ha fatto vedere una delle prime immagini del film live action su Pinocchio. La cosa particolare è che nello stesso anno usciranno due film di Pinocchio. Quello di Guillermo del Toro su Netflix, di cui abbiamo visto già il trailer, che sembra comunque molto fico, perché è tutto fatto in stop motion. Sembra che il grillo parlante viva dentro Pinocchio. Peraltro è tutto un po' più scuro, dark, no? Sì, molto alla Guillermo del Toro. E poi abbiamo questa immagine con Tom Hanks
ormai che fa Geppetto. Ormai 80, no, non è vero. No, però ce l'ha 60 abbondanti, sì, Domenico. Beh, penso proprio di sì. Non so, aspetta, sì, che devo dire a... A chi? A che Apple stesso, che mi posso condividere le pagine senza far esplodere. Ah, perché volevo farvi vedere la foto. Qui... Ah, vuoi farvi vedere la foto? 65 comunque. Sì, 65. Guardalo che carino. Guarda che bellino. Il Pinocchio ovviamente ha lo style del della film Disney di Pinocchio. Quindi scusa, vuol dire che nel film poi Pinocchio, anche quando prende vita, sarà tutto in CGI? Credo di sì, al contrario di sì, come ha fatto Garrone, che era parte in CGI, parte c'era l'attore. Chi lo sa se poi quando diventa un bambino vero? Talia dice, avevamo davvero bisogno di un live action di Pinocchio? No! Che domande? No, allora a priori no, però poi se lo vai a vedere e magari è ben fatto e ti aggiunge qualcosa, perché no? Anche cioè, perché adesso l'ha fatto appunto, cioè a parte il Pinocchio di Benigni, che vabbè, facciamo finta che non esiste, l'ha fatto appunto Garrone, adesso c'è Del Toro e mo Disney. Disney di su. La cosa interessante sarà innanzitutto scoprire quanto sarà differente dal cartone animato, perché il cartone animato di Pinocchio della Disney si prendeva un sacco di libertà, sia proprio dal punto di vista del location, perché non è ambientato in Italia, è ambientato mi pare nel Belgio, una cosa del genere. Il cartone animato della Disney non è ambientato in Italia, però a me l'immagine di Geppetto fatta da Tom Hanks è proprio Geppetto. Sì, ci sta, ci sta. Sono... Però ma anche se te lo immagini nel ruolo di Geppetto, un po' bonaccione, un po' che buono alla fine, è proprio Tom Hanks. Cioè Tom Hanks non è mai cattivo, non può essere cattivo. Ha mai fatto un ruolo da cattivo Tom Hanks? Mi sa di sì, forse... È uscito male in The Circle. Non l'ho visto. Sì, film orripilante, lui è un po' stronzetto, ma è uscito proprio mai. Ma lui non può essere cattivo. Beh, anche Lady Killers faceva il cattivo, però era diciamo era una commedia nera, quindi era comunque buffo, diciamo. Tra l'altro, ragazzi, se non l'avete visto Lady Killers dei fratelli Coen, è assolutamente da vedere. C'è come si chiama l'attore di Whiplash? Sì, come si chiama l'attore di Whiplash? J.K. Simmons che fa un tizio che ha una malattia particolare per cui si caga addosso improvvisamente tipo ogni 8 ore e sta facendo delle cose, ogni tanto fa una faccia stranissima che si sta cagando, è bellissimo. Non l'ho mai visto. Violetta, tu che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi di Geppetto Pinocchio, di questa versione, la versione di Pinocchio che sta facendo la Disney? Vi posso dire che, vabbè, Tom Hanks, ok, ci sta, insomma, non nulla da dire, insomma, mi sembra che può farlo, diciamo. Però vi posso dire che il design che hanno scelto per Pinocchio mi fa cagare, ma non perché, tu dici, ma scusa, è identico a quello del cartone animato, come ti fa cagare? Ti faceva cagare anche quello? No, affatto, soltanto che onestamente io lo trovo estremamente fuori luogo, nel senso che sembra un giocattolo che trovi al Disney Store e i capelli addirittura sembrano quasi di plastica. Secondo me ha un design che nell'adattamento io capisco che loro l'hanno voluto rifare identico, ma io non lo so quanto funzionerà onestamente. Così dalla prima immagine mi inquieta, se non lo so mica se funziona, perché io credo che sia davvero troppo identico all'originale, sembra proprio un pupazzo del Disney Store che me lo posso andare a comprare io, mentre quello è ambientato no, nel Belgio o nell'Italia, non lo so, però comunque sarà ambientato almeno nell'Ottocento, quindi voglio dire, cioè per quanto il cartone animato è degli anni 40 e quindi ha un design che è moderno fino a un certo punto, possiamo considerarlo visto che siamo nel 2022, però vederlo in carne ed ossa, tra virgolette, vederlo live action, sembra davvero comunque troppo moderno rispetto a un film ambientato almeno nell'Ottocento, e quel design che è estremamente Disney, che è estremamente, veramente sembra un giocattolo del Disney Store. Io non lo so se è una grande idea questa, però, sinceramente. Ti posso dire che il fatto che sia un giocattolo del Disney Store, secondo me, non solo è tremendamente calcolato, è assolutamente voluto proprio per poter vendere il giocattolo. Sono d'accordissimo, secondo me è ovviamente una cosa voluta, e questo genere di film che esce direttamente su Disney Plus e che sono tutti questi live action dei classici, diciamo, minori tra tante virgolette, ovvero Pinocchio, ovvero Peter Pan, eccetera, secondo me sono un po' i live action Disney, quelli
da televisione, se vogliamo considerarli in una vecchia concezione. Quindi sono fatti, diciamo, per offrire ai bambini di oggi una rivisitazione sfruttando i classici, fondamentalmente. Quindi vi dico che ci sta, però a me come scelta non convince davvero per niente, perché sembra proprio un pupazzo del Disney Store. Ma a proposito di questo, giustamente Ridley Scott, sempre in chat, dice: ma come fa Netflix a fare un film su Pinocchio se i diritti sono della Disney? Eh no, allora il discorso è questo, perché quello di i diritti di Pinocchio non sono quelli, cioè la Disney ha i diritti del suo Pinocchio, cioè della sua versione di Pinocchio. È una versione di Pinocchio che si ispira a un determinato testo letterario, ma è una sua versione della Disney. Come ti ho detto, cambiano molte cose all'interno. Però però quindi che vuol dire? Che una produzione può decidere di comprare dei diritti in toto e acquisire tutto, se tutto, oppure acquisire solo una versione? A parte che ci sono delle opere da cui ormai praticamente i diritti sono decaduti per in America, facendo pure questa roba che hanno, sono decaduti per l'autore. Esatto, ma non è l'autore Disney. Quello che dici tu è per l'autore, con Lodi, cioè a una certa X di tempo, ma morto il problema quello, è che Disney può farlo. Sì, ma no, non funziona così, perché se poi una casa di produzione nel frattempo si ricompra i diritti per tot anni, e se sono decaduti? Ma per l'autore. No, zio, però non per lo so, sarebbe da, sì, sarebbe da approfondire. Tu sai come funziona. Per gli autori morti da tanto tempo, per roba molto vecchia, è molto difficile, perché per esempio per la musica classica non esiste per molti pezzi non esistono più i diritti d'autore sul pezzo, ma esistono i diritti d'autore sull'esecuzione. Certo. Quindi chiunque può prenderla, può farla, e su quella ci sono i diritti allora, d'autore. Allora, libro dipendente dice: esatto, Pinocchio non ha diritti d'autore, chiunque può fare la sua versione. E un nick che non riesco a leggere perché viola, Andrea Franzini, dice: io lo so, se volete spiego. Butta là un commento, dopo lo leggiamo. Io so che sono tipo scaduti, ma tipo nel 1940, cioè quando hanno fatto il cartone animato. Ok, quindi... ok, probabilmente è il motivo, è quello lì, che dopo 8 anni sono scaduti, e quindi, nessuno può rivendicarne la proprietà dei diritti, quindi la Disney fa il suo Pinocchio, quelli fanno un altro Pinocchio, quello mi fa un altro, e quello mi fa... perché effettivamente ne escono 300.000 versioni, che forse è proprio il motivo per cui escono, perché è una storia super conosciuta, che ognuno ne può fare una sua versione. Va bene. Va bene, così. Andiamo avanti? Violetta, andiamo avanti. Prima di andare avanti volevo accendere un cero a un ragazzo prima in chat, adesso non ricordo il nome, che dice, per la questione spoiler: vi giuro che settimane fa mi hanno quasi menato per aver spoilerato La Passione di Cristo. Vabbè, ma ragazzi, dai, una battuta. Non lo so. Spero che sia una battuta, ma non si sa mai. Vai. Comunque, parlando sempre di Disney, oltre all'annuncio di Pinocchio, abbiamo anche le prime foto di Peter Pan e Capitano Uncino. Io lancio la mozione: stop ai film live action, cioè alle rivisitazioni live action di vecchi cartoni. Vi prego, basta. Violetta, di la tua. Il film si chiama comunque Peter Pan e Wendy, volevo solo specificare. Mettiti in fila. No, vabbè, raga, ma quello che vi dicevo prima, questi qua sono quelli da televisione, capito? Sono quelli che escono su Disney Plus, questi non vanno neanche al cinema, come Lili e il Vagabondo, capito? Quindi ci dovranno mettere qualcosa, e sfruttano i vecchi classici per riproporli ai bambini di oggi, fondamentalmente. Io Lili e il Vagabondo è stato una grossa delusione, perché io sono uno dei più grandi fan, credo, del cartone di Lili e il Vagabondo. È vero, tu sei super fan. Ed è stato, penso, proprio quello, dopo che ne ho visti un po', ho visto Cenerentola, La Bella Bestia, Aladdin, quando ho visto quello non sono riuscito... Oh, ragazzi, io sono un mega fan del cartone, non sono riuscito a finirlo. Io dopo mezz'ora ho detto: no, io non ce la faccio, questa roba non ha senso, non riesco, e da lì ho proprio deciso che basta il live action, non ce la posso. Ecco qui, aspetta che facciamo vedere un attimo la foto che è uscita, che viene direttamente dall'Instagram, credo, della Disney, questo MM Disney 200, non so chi sia. Eccoli. Mickey Mouse Disney 200. Che cazzo non penso che sia l'account ufficiale. Però è verificato. Dove si vede. Comunque c'è Jude Law che fa Capitano Uncino. Anche se per me Capitano Uncino rimarrà sempre solo ed esclusivamente Dustin Hoffman. Sì.
perché io pure sono là, molto legato a quello. Sì, ma io sono mega legato a Hook, Capitan Uncino, soprattutto perché è Spielberg, ma soprattutto per pure Robin Williams. Sai che Spielberg ha dei problemi con quel film? Perché? Ha spesso dichiarato che tutta la parte centrale di quel film secondo lui non funziona. Ma Spielberg non capisce un cazzo. Diciamolo, basta. Dai, Stefano, per favore, cioè, evitate di cazzare. L'hai fatto, è bellissimo, stai zitto, che vuoi. Però c'è da dire una cosa, forse più di tutti, colui che si meritava un live action degno, o almeno dovrebbe meritarselo, è proprio Peter Pan. Perché, a parte Hook, Capitan Uncino, che secondo me è la cosa più interessante legata al mondo di Peter Pan, perché comunque è una rivisitazione fatta ad hoc per quel film lì, quindi è Peter Pan che ha deciso di crescere, tutte queste cose qua, non abbiamo mai avuto una vera e propria... Ci hanno riprovato! Mica una volta! Ci hanno riprovato un paio di... Ci hanno provato con Hugh Jackman con Jason Isaacs nel 2003. Io mi ricordo solo quello con Hugh Jackman, sto cercando di tirare fuori una foto decente. Bene, mentre la cerchi, tu che rapporto hai con Peter Pan, Violetta? In generale magari con Hook anche di Spielberg. Con Hook è un rapporto come il vostro, quindi sono molto molto affezionata e anche io lo ritengo un film incredibile e anche per me è l'unico vero Capitan Uncino e resterà per sempre Dustin Hoffman, quindi sono d'accordo. Però ovviamente è una cosa anche molto affettiva, no? Perciò magari la nostra opinione su questo è molto legata all'affetto che si ha per questo, per quel film, perché abbiamo visto da ragazzini, per quel personaggio, eccetera. Però con Peter Pan il cartone animato in realtà non è mai stato tra i miei preferiti, non mi è mai piaciuto più di tanto. Neanche a me. Comunque sia, adesso fanno quest'altro live action, Super Disney, ripeto, è un altro di quelli che considero da televisione, quindi per i bambini di oggi. Sinceramente quelle due foto che ho visto anche io non so se ce ne stanno altre fatte meglio, ma so terribili perché non si capisce niente, sono molto scure, mezze sgranate, cioè sembra quasi che l'hanno tipo riprese, sai i film ripresi direttamente in sala quando li piratano, cioè sembra tipo così, quindi sono un po'... Ok, si capisce o non si capisce. Poi io non sono una grande fan di Jude Law, vi dico la sincera verità, a me non fa impazzire neanche nel ruolo di Silente. Però vabbè, l'hanno messo in questo ruolo. Mi dispiace solo che Peter Pan da favola horror, quale è, diventa sempre una roba proprio super mega Disney nelle varie versioni che hanno fatto. Perché Peter Pan è una favola horror. Io non la conosco la favola originale. Tremendamente horror. Non ho mai letto il libro, me l'hanno raccontata più di una volta, ma è la storia, pensi già al concetto, la storia di questo tizio che praticamente vive in quest'isola dove nessuno cresce e tutti sono quasi mezzi obbligati a non crescere. Non è proprio così, nel senso che nella favola, nel romanzo originale, Peter Pan mangia le anime dei bimbi sperduti per rimanere bambino. Ammazza! Mega fichissimo, però dovrebbero creepy. Fare. Io spero che quello di Guillermo del Toro sarà così. Quello è Pinocchio. Infatti, ho detto, Madonna, se lo fa Guillermo del Toro. Fai anche Peter Pan, ti prego. Esatto. Ma su questo, fichissimo. Io volevo chiedere a sto punto, visto che ce l'abbiamo qui in attesa, volevo chiedere anche a Victor cosa ne pensa, ragazzi. Ciao Victor. Buonasera. Buonasera. Come va? Inizio col dire che la bene, ma la cosa dell'anime non, nel libro non è propriamente così. Che no? Io l'ho letto. Com'è? Io non ho letto il libro. C'era la creepypasta che diceva che era evidente che in realtà lui ammazzasse i bimbi sperduti una volta che iniziavano a crescere. Ma nel libro non è mai esplicitato niente di tutto questo. Ragazzi, io però io non voglio far parte di un podcast che sparge fake news. Ma no, non l'ho letto. Allora, questa storia. Se non l'hai letto, sapevo questa storia, però vedi che pure lui mi è venuto contro. Cioè, tu che l'hai letto? Io ricordo dai racconti che mi hanno fatto sul libro che comunque di base è una storia abbastanza horror. Non è che è horror, è che come tutte le storie scritte negli inizi del Novecento, bisogna anche pensare, perché allora non è una fiaba o una favola, è un libro, non è una cosa della tradizione Peter Pan, lo è diventata pian piano, ma è comunque un romanzo, perché nasceva come opera teatrale, tra l'altro, quindi era anche una cosa, però James Barry aveva scritto una storia tipicamente dei tempi, se voi leggete Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, nel senso... era un po' inquietante, poi come tutte le opere inglesi di quell'epoca erano tutte parodia della società inglese.
Quindi, poi era pedante pure il cartone animato di Alice. Se sì, però tipo in Alice nel Paese delle Meraviglie c'era quella scena in cui c'è la cuoca che continuava a mettere il pepe, che urlava pepe nella carne, perché in realtà era una cosa tipica dei nobili un po' decaduti, che siccome non potevano permettersi la carne di prima scelta, avevano i cuochi che gli mettevano il pepe perché era variata, per coprire il sapore di marcio. Sì. Quindi è una cosa, Alice nel Paese delle Meraviglie inquietantissimo. E così come anche Peter Pan ha delle cose, Capitan Uncino in Peter Pan non è esattamente un buon tempone, insomma è abbastanza spaventoso, è un orco. Peraltro, oltretutto, Barry aveva fatto nell'opera teatrale, c'era una cosa che poi è stata ripresa in Jumanji, cioè l'attore tradizionalmente che interpretava Capitan Uncino era lo stesso che interpretava il padre di Wendy. Ah, come in Jumanji che Van Pelt era lo stesso attore che interpretava, perché rappresenta la paura verso la figura genitoriale autoritaria in un'epoca in cui i rapporti con i genitori non è che fossero proprio sensibili e bellissimi, perché i genitori, poi a un certo punto i bambini, soprattutto quelli di una buona famiglia, venivano spediti in collegio, i genitori li vedevano 2 mesi all'anno, quindi era un po' così. Va bene, e quindi cosa ne pensi di questo annuncio di Peter e Wendy? È una cosa che ti potrebbe interessare. Io non sono un grande fan degli adattamenti delle opere Disney, perché io ho un problema con questo tipo di operazioni, perché per me non hanno senso in entrambi in ogni caso. Non ha senso vedere un film che è troppo, cioè un film che vuole essere live action del cartone animato originale, che già è l'elaborazione spesso di una fiaba, di un libro, se parliamo di quelli di una volta, e non ha senso vederlo diverso dall'originale. Allo stesso tempo non avrebbe senso nemmeno vederlo shot for shot come l'originale, quindi per me proprio non è più lo stesso. Ad esempio Biancaneve e i Sette Nani, che deve uscire il film con Rachel Zegler che fa Biancaneve, ok? E, cioè c'era Peter Dinklage che si era lamentato dicendo però insomma siamo ancora bloccati a quella cagata di lei che vive nella casetta con i nani, e la risposta è stata: ma non ci sono i nani. Sono delle creature magiche. Sì, però non è confermato in realtà. Però ne abbiamo parlato, no? Qui ti ricordi cosa fai a fare? Allora, qualche settimana fa sembrava più una risposta buttata in caciara, del tipo: no, vabbè, ma non ci stanno i nani. Infatti, non è confermato, ma non aspettatevi i nani. No, vabbè. Perché se non è una cosa che hanno già fatto dopo quella polemica, odorano che poi se c'è polemica, non la fanno. Vabbè, però, invece lì mi spieghi cosa me lo fai a fare. No, ma infatti io sono d'accordissimo con te. Come ad esempio anche La Bella e la Bestia, che hanno provato invece quello a rifare shot for shot. Che per carità, a parte la misera prova di la poverina, che non mi viene come si chiama il nome. Emma Watson. Vabbè, ma lei non è capace. Però aveva una sua dignità, perché almeno quando tu provi a rifare shot for shot, no, dici almeno, che ne so, c'è quella cosa in me che guardo, che dico: ah, vedi, sì, dai, che figo. Esteticamente era molto bello, i costumi erano spettacolari, si può apprezzare da quel punto di vista. Io gli dico, ho sentito Violetta che diceva una cosa sacrosanta, il fatto che diceva che a lei non piace neanche il silente di Jude Law. E io Jude Law come attore lo apprezzo, però lo apprezzo quando fa cose un po' più originali, nel senso che fargli fare Capitan Uncino, già quando avevamo fatto Pan, quello con Hugh Jackman, che lì lui non interpretava Capitan Uncino, ma c'era il Capitan Uncino giovane simpatico, non so se vi ricordate, era quello che poi subentrava a quel personaggio che era Pan. Esattamente. Io queste rielaborazioni dopo un po' non è che le tolleri tantissimo, nel senso che sono quelle opere su cui si è veramente detto tutto. Sì. L'unica che ancora riesce a generare roba interessante è Pinocchio. Pinocchio, adesso quest'anno ne escono due. Sì, esce questo, quello di Zemeckis. Sì, lo dicevamo. Esce quello di Zemeckis, di cui si è vista la prima immagine, che di fatto è... È di Zemeckis. Quello... Sì, la versione di Robert Zemeckis. Sì, non sì, sapevo sì. che era È di Zemeckis, sì. E poi quello di Del Toro, che sarà in stop motion su Netflix a dicembre, mi pare. Io sono curiosissimo di quello di Guglielmo Del Toro, in realtà. Quello di Zemeckis, adesso che metto che c'è Zemeckis, forse uno sguardino glielo do. Però i film di Zemeckis bisogna dargli uno sguardo per fuori. È un po' come quello che dicevamo l'altra volta di Doctor Strange. Cioè, esatto. Anche che uno è interessato, è un film di Sam Raimi. Grazie, Victor. Infatti, su Disney Plus, io personalmente lo vedrò. Però quello che dice Giovanni è giusto, anche perché su Disney Plus hanno, secondo me, trovato la formula che io speravo trovassero a un certo punto. Perché adesso stanno uscendo i film distribuiti da Disney dopo un mese e mezzo, massimo 2 mesi, dopo che l'hai tolto in sala, direttamente
direttamente su Disney Plus ed è perfetto, perché ad esempio Giovanni, che non vuole andarselo a vedere in sala, in tempo un mese e mezzo si può vedere Doctor Strange o due mesi su Disney Plus. Per me è perfetto, perché tanto arrivano quando ormai in sala hanno già dato tutto quei film lì. Esatto. Quindi andiamo avanti. Sono d'accordo. Andiamo avanti. Allora, arriviamo al tema principale. Partiamo dalla notizia e poi voglio sentire cosa ne pensa Violetta, perché noi abbiamo già detto tutto la settimana scorsa. Ti faccio io la domanda, Giovanni. Esatto, Gianni. Vai. Tra le notizie che tu hai scelto, ho aperto due articoli e uno c'è scritto che hanno sospeso la serie su Batman. L'altro c'è scritto è confermata la serie su Batman. Ma che cazzo sta succedendo? Allora, due cose diverse. Allora, HBO Max ha deciso di investire molto su questo progetto di Reeves e voleva fare effettivamente due serie. Una che è lo spin-off sul pinguino, quello di Colin Farrell, e questa è stata confermata, tant'è che se Giovanni la mostra, abbiamo anche l'immagine promozionale, la prima immagine promozionale del pinguino e di questa serie con su scritto proprio il logo di HBO Max. Una serie che naturalmente esplorerà, sarà un po' mista da come ho capito, sarà un po' spin-off del Batman ma un po' prequel per vedere come è nata la figura del pinguino, quindi sarà comunque molto interessante. Sarà un'esclusiva HBO Max, quindi in Italia non sappiamo come arriverà, probabilmente quando arriverà arriverà su no Sky, probabilmente o Sky, ma in realtà anche Netflix molto spesso ha collaborato, persino Prime, quindi questo si deve capire. Ma la cosa ancora più interessante è che si era progettato non solo la serie sul pinguino ma un'altra serie. Questa serie inizialmente doveva chiamarsi GCPD, che sarebbe Gotham City Police Department, e quindi sarebbe dovuta essere una serie sulla polizia di Gotham City. Successivamente però, da quanto ha dichiarato Matt Reeves in un'intervista precedente, forse si era spostato il focus, e mannaggia alla miseria perché non la fanno più, su Arkham Asylum, cioè sul manicomio di Arkham, il luogo dove si trovano tutti i cattivi di Batman. Sì. Una serie che io avrei adorato, ma a quanto pare è stata temporaneamente sospesa. Probabilmente anche per vedere il seguito del film. Per vedere come va. No, ma secondo me la faranno. È semplicemente per vedere come andrà mo il film ai primi giorni in sala, anche l'idea, la serie sul pinguino. L'idea che ho forse è una cazzata. A parte che a me la cosa che mi fa più impazzire di questa foto è che sotto quella quinta lata di trucco ci sta Colin Farrell. E questa è una roba fuori di testa per quanto mi riguarda. La mia idea è che semplicemente il film è andato talmente bene che su Batman fanno un altro film e sul pinguino ci fanno la serie. Pure secondo me. Ma a proposito di questo, però, prendendo spunto proprio dalla foto del pinguino, che so che è un tema per Violetta. Violetta, senza spoiler, come solo tu sai fare, perché abbiamo deciso che almeno due settimane bisogna stare attenti agli spoiler, dici cosa ne pensi ora che hai visto il film e che peraltro hai fatto uscire anche il video sul tuo canale che metto in chat. Allora, a me il film è piaciuto molto, non credo che sia, non lo so, alcuni l'hanno definito un capolavoro, ho pensato ma forse un pochino troppo capolavoro, perché comunque ha dei punti deboli, diciamo, ha delle cose che funzionano fino a un certo punto. Però la cosa che, per cui vale la pena vedere questo Batman, secondo me, è proprio Batman, quindi è questa versione di Batman che è completamente diversa da quello che abbiamo visto fino adesso, onestamente. La cosa bella e affascinante di questo Batman è che per la prima volta si rappresenta la vulnerabilità di questo personaggio e secondo me è un passo avanti per la rappresentazione della mascolinità e del maschile proprio nella cinematografia. Perché il Batman di Robert Pattinson sembra tipo, non lo so, uscito dal corbo, ecco, cioè sembra tormentato, è disperato, sta male, soffre, piange, cioè è molto vulnerabile. Lo vediamo, poi Reeves indugia proprio nel farcelo vedere fallibile, perché lui ce lo fa vedere che inciampa, che cade, che c'ha le vertigini, cioè proprio è estremamente umano, ma soprattutto io sottolineo la parola vulnerabile, che è una cosa che difficilmente viene rappresentata nei personaggi maschili, soprattutto quando si tratta di uomini che sono eroi o comunque centrali nella storia in questo senso, o supereroi, diciamo, perché quando la vulnerabilità maschile viene rappresentata nel cinema, molto spesso è per rappresentare personaggi che vengono ridicolizzati o denigrati, o comunque personaggi che non sono
positivi, e questo è molto brutto. Invece questo Batman è come se validasse in qualche modo, perché mettere una vulnerabilità così importante in un personaggio che è un supereroe, ok, non c'ha la parte super, però intendiamoci, insomma, venite incontro, tra i supereroi, comunque sia, è una validazione davvero importante. Quindi lo spettatore, in questo caso maschio, che in sala vede questo Batman, si può sentire, con questo messaggio subliminale che arriva, si può sentire validato nel poter dire, ok, se è Batman che si mostra così fragile, allora anche persino Batman lo fa, allora anche io posso tirare fuori questo lato di me. Quindi da questo punto, senza che venga ridicolizzato, diciamo, senza che questo significhi che non sono abbastanza uomo, perché se lo fa Batman, voglio dire, io questo l'ho trovato un discorso molto interessante e mi è piaciuto tantissimo proprio di questo film, il Batman, il Bruce Wayne. Poi il resto della pellicola, alcune cose magari si scivola, per esempio non abbiamo un villain secondo me memorabile, perché non credo che i moventi che gli hanno dato siano stati affrontati con grande peculiarità, o siano estremamente non fanno poi tutto questo grip. Oppure le indagini, sì, è bellissima questa cosa che c'è la parte detective di Batman, però è anche abbastanza, non è molto forte, diciamo, non è la parte dell'indagine non è molto curata. Perché? Perché la cosa più interessante non è tanto concentrarsi sull'indagine letterale, no? Proprio quella della trama letterale, ma la vera indagine si fa proprio nel personaggio di Batman. E tutti, infatti, le scene che per noi sono, che per lo spettatore sono più commoventi, più emotivamente agganciante, sono quelle che sono legate alle emozioni di Batman. Quindi quando lui guarda il bambino e si identifica, e lo spettatore lì si emoziona, quando c'è quel finale lì, e non faccio altri spoiler, però vi dico solo, per chi l'ha visto, la scena del razzo segnalatore, spoiler senza contesto, e anche lì c'è la fine dell'arco trasformativo di Batman. Lui lì capisce una cosa fondamentale, va oltre, ed è una scena importante, lì è commovente, no, quel momento. Sì. Quindi insomma, però poi ha anche i suoi lati deboli, nel senso che appunto magari secondo me poteva essere un po' asciugato, nel senso che alcune cose sono un pochino didascaliche, ci sono delle parti che sono emotivamente, cioè che sono molto potenti a livello simbolico e di messa in scena, e non serve poi la voce narrante di Batman che le spiega. Secondo me quello è stato ridondante, e altre piccole cose, diciamo. Però in generale secondo me è bello, è un bel film da vedere, insomma. Come sta andando? Conferma di stare a fai botti al box office? Vediamo in Italia, però Giacomo, è tutto il mondo. In Italia ha superato i 4 milioni e mezzo. Ok, sì. Cioè, no, ma ne vale la pena, ne vale la pena. Il costo è 4 milioni e 9. Ma poi non è da sottovalutare questa cosa, perché soprattutto per un personaggio come Batman, dopo una trilogia come quella di Nolan, non è una cosa da poco aver tirato fuori una roba di questo tipo. Cioè, infatti io, nonostante l'ho detto e lo ripeto, a me il film non è piaciuto, però sul discorso di Batman personaggio sono assolutamente d'accordo con Violetta al 100%, perché l'unica cosa che si salva di tutto quel film, secondo me, è proprio il personaggio e come è stato elaborato il personaggio. Poi per quanto mi riguarda il resto, zero. Ma poi ti voglio dire una cosa, perché la dicevi l'altra volta, Giovanni, e quindi ci ho riflettuto bene, e infatti poi l'ho analizzata nella recensione, perché mi ci hai fatto riflettere, sul fatto che tu dicevi che il tema di Batman è estremamente simile al tema di Star Wars, la marcia imperiale. Secondo me è assolutamente vero, ed è anche assolutamente voluto. Ragazzi, ed è assolutamente voluto, perché credo che ci sia un parallelismo proprio con il personaggio di Darth Vader, perché Batman, il mantello, inquadrano gli anfibi proprio come Darth Vader, che è un personaggio tutto vestito di nero col mantello, gli anfibi, e ti fanno sentire quella musica quando lui avanza solenne, sì, capito? E c'è un parallelismo col Darth Vader, perché Darth Vader è Anakin Skywalker e Bruce Wayne è Anakin Skywalker, e Darth Vader è Batman, perché hanno la stessa storia, capito? Che questo non è uno spoiler, lo sanno tutti qual è la genesi di Batman.
e hanno la stessa storia di perdita. Però ecco, dirò così: è la stessa storia di perdita e di corruzione e cadere poi nella vendetta. Quindi io credo che sia assolutamente voluta. Poi Violetta Talia chiede anche se ci vuoi dire due parole sulla Catwoman di Zoe Kravitz. Tu che fra l'altro è la figlia di Lenny Kravitz. Io ma non dai, c'ero arrivato. Non lo sapevo. È la figlia di Lenny Kravitz. Non lo sapevo. Tu dici perché fregna? Perché il padre è fregno, quindi è una questione di famiglia. Anche la madre, insomma. Anche la madre. Intanto ringrazio Ripulica che ha donato 2 euro. Un euro primo, un euro adesso. Grazie. Grazie Ripulica che urla Adriano, Adriano. Adriano, Adriano. Vabbè. No, Catwoman, per concludere, Violetta. Catwoman, secondo me è interessante, è ben scritta, mi ha convinto. Non sarà il miglior personaggio femminile, non sarà il miglior personaggio in Batman, eccetera, però devo dire che sinceramente ha la sua dignità, l'hanno scritta molto meglio di altre volte, ho trovato molto divertente questo inizio tra lui e lei che è un po' kinky, perché tu li vedi, prima vedi lui che praticamente fa il voyeur, perché sì, la osserva, diciamo, di nascosto, e poi tu vedi che si incontrano e sai, lui c'ha la maschera nera, lei è tutta vestita da lattice e fanno questa lotta danza quasi perché sono in questa situazione di pericolo, no? Quindi c'è questa cosa un po' eroticizzata perché loro comunque ovviamente vengono visti come coppia, lo sappiamo, insomma, che c'è una liaison, insomma, tra loro, e quindi ho trovato divertente questa sfumatura kinky che hanno voluto dare. Però ecco, poi diciamo che Catwoman qui è un personaggio, è il vero personaggio attivo nella coppia che non è coppia poi, perché Batman è talmente rigido, così rigido, questo Batman qui in particolare è estremamente rigido e estremamente passivo, tanto che lui non eccede mai, non eccede perché non uccide e non eccede e non si lascia andare a nessun tipo di passione, che sia negativa o positiva, e fa praticamente tutto lei e non riesce a ottenere quello che vuole. E ho trovato interessante che lei venga disegnata come un personaggio attivo e anche come un personaggio indipendente, nel senso che non è l'interesse amoroso del Batman, ma semmai il contrario, lui è l'oggetto del desiderio di lei, perché noi vediamo sempre lei proattiva nei suoi confronti, e lei che si avvicina fisicamente a lui anche senza consenso, se vogliamo, in alcuni casi, perché lei lo fa, e ci sono tutta una serie di cose che adesso, se non sono spoiler, però che dimostrano che lei è il ruolo attivo in questa, e quindi è interessante perché è un ribaltamento, no? Di solito i personaggi femminili vengono più resi come oggetto del protagonista, no? Oggetto dell'interesse del protagonista, e invece qui c'è questa cosa. Il personaggio di Catwoman in generale, perché pure in Batman Returns non era abbastanza vista in questo modo, anzi addirittura e poi mai più, anche un po' più violenta, poi mai più, sì, sono, e poi mai più, ma infatti io adoro quelli per sono in Batman, spettacolare. Cioè, ma per concludere, poi andiamo avanti, volevo dire invece che rispetto ai comprimari, secondo me quello non eccelle in comprimari questo film, diciamo che quelli riusciti meglio sono Gordon e Catwoman, secondo me. Che pure, continua Ricura pica a donare. Vabbè, fino a quando dona un euro continuasse a urlare. Io sono contento. No, dico, i meglio riusciti, i meglio scritti, secondo me, sono Gordon e Catwoman. Poi gli altri. Il pinguino. Ma sì, guarda, e a me sinceramente il personaggio che spicca di più è Falcone. Salutiamo Angelo Maggi, fra l'altro, che ha prestato la voce a Falcone. Ragazzi, io fra l'ho quel sentito, Falcone lì. Venito. Ciao Angelo. Falcone, a me è piaciuto Falcone. A me è piaciuto molto. Madonna. Mi è piaciuto molto. Non lo so. Anche il pinguino è funzionato benissimo. Sì, sì, però. Funzionano, però non è che siano memorabili. Esatto, questo. Sai che io invece non sono d'accordo anche sull'enigmista. Cioè, l'enigmista è un omaggio totale a Zodiac. A Zodiac, sì, questo Zodiac è chiaro. Anche perché è l'unico. Poi si è scoperto chi era, ma era già morto. Se voi andate a guardare, l'unico identikit che era disponibile negli anni 60 e 70 su Zodiac è uguale Pontano. Al costume dei lupi. No, il costume è inventato, proprio la faccia. Però rispetto al quando lo descrivono nel film, soprattutto che lo raccontano appunto come un uomo che c'ha il giaccone pesante, che c'ha gli stivaloni, il passo pesante, secondo me si sono ispirati anche a una possibile estetica, che perché poi però, non ha mai visto nessuno. Ragazzi, l'enigmista funziona per tutto il film. Ma,
fino a quando resta nascosto, ma sì, nello showdown finale esce proprio tutto il problema. Secondo me anche un po', io non lo conoscevo Paul Dano, quindi non lo conosco, non so cos'altro abbia fatto e non so com'è, se non, non l'hai visto ruolo. Prison, non l'hai visto Prisoner? No, Prison, quindi non so, che ne so, Little Miss Sunshine, ah, però lì quindi, era piccolo, quindi non 12 ti... anni schiavo 12 anche anni, cioè, non li ho visti questi, quindi non ti so dire, ma lì io lo, per quella cosa, per quella scena io l'ho reputato proprio un, lo reputo, mi azzardo e non è esagerato, un pessimo attore, no, cioè a me proprio no, non è piaciuto no, in quella scena finale con, guarda, con Batman, no, proprio non regge, non regge la scena lui. È tutto sopra le righe. Non è tanto lui che non regge la scena, è che non è scritto un granché, no, le sue motivazioni. Esatto. Raga, ma l'enigmista è così. L'enigmista è così. Cioè, io vi dico che c'è proprio un problema di recitazione lì, ragazzi. Quella scena finale. Io ti dirò. A me comunque è piaciuto il physique du role che hanno, perché hanno preso Paul Dano. Perché è, se io conoscevo il volto di Paul Dano, quindi per me non è stata una sorpresa quando lui si è rivelato. No? Però se tipo Adriano, no? Se Sì, però magari, che ne so, Adriano per esempio non aveva presente come fosse lui esteticamente. Secondo me è stata una scelta azzeccata, perché dal punto di vista estetico, perché comunque sia tu, per tutto il tempo lui è mascherato, fa delle cose terribili, gli senti anche una voce che è modificata, quindi ti immagini magari un personaggio da un aspetto, che ha un aspetto più sinistro, e poi ti ritrovi invece il volto di Paul Dano che praticamente cioè, ti dovrebbe dare quello stesso shock che ti dà a scoprire che un ragazzo con la faccia di Jeffrey Dahmer era il mostro dei Milwaukee, capito? Perché è straniante, perché le persone, noi esseri umani, andiamo per stereotipi, e quindi i volti puliti. Ma io non ti dico il chiari, volto, io parlo proprio poi della recitazione, sì, di tutta la scena. Non lo so, io l'ho trovato tutta sopra le righe, che ha provato a fare questo pazzo. Boh, non lo so. Ti dico che secondo me c'è un piccolissimo problema nel doppiaggio. Esatto. Nel senso che io l'ho visto in prima visione in inglese. E ti posso assicurare che era, anche quando aveva la voce modificata, era nettamente più inquietante. Quando io l'ho visto in italiano ho detto, ah, perché il doppiatore è bravissimo, ma secondo me ci voleva un'altra voce. Può perché darsi. È quello che lo doppio di solito. Perché ad esempio leggendo la voce di lui, mi ha fatto venire in mente una cosa. È uno bravissimo, no, il doppiatore, cioè qui non sto criticando il doppiatore, lui ha fatto un buon lavoro. Ma secondo me non so, cioè lo vedi in inglese, è un'altra roba. Più di altro alla scelta del tipo di voce. Può darsi. Secondo me sì. Andy from the Woods dice, quando canta l'Ave Maria, boh, esatto, mi ha ricordato anche questo momento, che proprio in inglese è molto più inquietante. In particolare quando è successa, cioè quel momento lì, io l'ho proprio fatto, cioè proprio no, non ci siamo, c'era qualcosa che non funzionava. Vi assicuro che è molto più inquietante in lingua originale. Allora sì, da rivedere forse in lingua originale. In lingua originale mi puoi confermare che anche Batman e Bruce Wayne hanno due voci differenti, perché qui è ti dirò di più, cioè, questa in realtà è una cosa diversi. È più della versione italiana, cioè è più la versione italiana che diversifica, perché nella versione inglese lui non cambia quasi per nulla la voce. Ah, ok. Infatti in italiano, secondo me, hanno pensato, ma scusami, negli altri film mica... Parlava siccome così. Ha fatto così, gli erano data poco. A me ha colpito molto il fatto che lui non modifichi più di tanto la voce, cerca di renderla leggermente più grave, ma più o meno la stessa cacca. Ma alla fine pure in italiano, non è che hanno fatto quello che è. Però ti assicuro che... Christian Bale, no? E però assicuro che in italiano il doppiatore Crescentini la caricava leggermente, probabilmente perché il direttore del doppiaggio gli ha detto di farlo e ci sta, secondo me funziona. Sì, in inglese la carica ancora di meno. Posso dire solo queste ultime due cose. Rinnovo che a me il finale non è affatto impazzire, perché l'ho trovato un po', vabbè, frettoloso per certi versi. Nel senso che a me era piaciuta la dinamica molto thriller e forse mi è mancato proprio l'effetto... da dire wow, che di solito c'è nei thriller, che è una cosa di cui abbiamo parlato anche con Giovanni. Quello che a me è mancato totalmente, quello, è quello un po' il film è una cosa e poi a un certo punto si risolve un po' alla Carlona e poi va da un'altra parte. Alla Carlona non sa. Io sono convinta che non siano interessati più di tanto, cioè hanno dato questa sfumatura detective a Batman perché la si voleva introdurre eccetera eccetera, però non è la cosa centrale. Sì, io capisco d'accordo. Che possa essere deludente e sono d'accordo, è un po' debole forse lasciarla così, perché non è poi il thriller emula quello di David Fincher, però poi non è così appassionante purtroppo. No, però secondo me, ripeto, l'interesse vero era concentrarsi su un aspetto più individualista di Batman, quindi l'indagine
l'indagine vera era dentro il personaggio di Batman, e l'indagine quella letterale è un po' di contorno. Però sono d'accordo che, nonostante secondo me sia stata una cosa scelta, cioè anche a me mi ha entusiasmato non troppo, l'ho trovata uno dei punti deboli del film, ecco. Ma andiamo avanti. Un attimo. No, basta ragazzi, c'è una curiosità che volevo dire, fra l'altro, per questo paragone che si fa molto spesso, sia Vic che Violetta l'hanno anche fatto e anche noi l'abbiamo notato, fra il film The Batman di Matt Reeves e David Fincher. Esistono diversi video online, se cercate proprio su Google Matt Reeves e Fincher, che fanno proprio vedere inquadratura per inquadratura dove The Batman cerca di omaggiare i vari film di Fincher. Anche le movimenti di macchina. Sì, 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 è pazzesco, cioè proprio è estremamente palese. Io volevo dire sì, solo sì, ma ogni volta, ogni volta che trovano riconoscibili. Sì, già. Anche ogni volta Fincher, che trovano le vittime. Zodiac l'abbiamo detto sicuramente, ci stanno anche i messaggi cifrati, il modo di esprimersi, ma anche sono enigmista, perché ci sono quelle trappole che prendono al collo, che sono a tempo, le esplosioni classiche e gli enigmi gli indovinelli da fare, capito? Anche un po' sull'enigmista. In quel caso hanno ripreso molto da dal videogioco di Arkham, in cui l'enigmista diventava sostanzialmente una versione di Saw. Lo stesso James Wan si è ispirato all'enigmista di Batman per creare quel personaggio. Era proprio detto. Ci sono influenzate a vicenda. Volevo lasciare in chat un link, che è un link di Amazon, che vi fa, se avete apprezzato Batman, vi fa preordinare una versione super limitata ad un prezzo in realtà mega accessibile. Ma ci prendi l'eroe? No, in realtà no, però visto che io già l'ho prenotata ve la lascio se siete ragazzi, interessati. Gianni ci prende i soldi. Cos'è che è Gianni? Passamela poi, perché a me mi interessa stavolta. L'ho messa, vabbè, me la passo. No, guarda in chat. Ok, sta in chat. È una versione del Blu-ray 4K di The Batman esclusiva, con un Blu-ray in più che sarà un'esclusiva solo Amazon. Ragazzi, il prossimo taglio di capelli di Gianni lo pagate voi. Va bene. Andiamo avanti. Io consiglierei anche la statua che ce l'ho lì alle mie spalle, che secondo me è qualcosa di mostruoso, fatta di tutta nera e rossa. Mi hanno messo e poi se avete qualche soldo in più comprate proprio la casa di Bruce Wayne. Quella la casa vera, il castello. Comunque, da serie a serie, abbiamo parlato delle serie su Batman, ma adesso parliamo di un'altra serie mega attesa, che è quella di The Boys. Parliamo di The Boys 3, in arrivo un teaser trailer, perché la pagina ufficiale di The Boys ha, oltre ad aver messo le foto degli attori al trucco, ha messo, mettendo keeping an eye, cioè quindi tieni gli occhi aperti, tenete gli occhi aperti, anche Prime Video ha messo un poster. Il 3 giugno. Esatto, ha messo un poster dove dice che il 3 giugno ci sarà la nuova stagione, quindi probabilmente settimana prossima parleremo del teaser. Voi l'avete visto? Io ho provato a vedere su consiglio la prima serie, ma non ce l'ho fatta andare avanti, non mi ha proprio preso. A me è piaciuto. Ah, peccato. Le prime 4-5, le prime 3-4 puntate sì, dopodiché no, a me è piaciuto. Per me è una bomba. Anche tantissimo, cioè sono proprio molto appassionata di The Boys. Io la preferisco anche al fumetto, devo essere sincero. Sì, perché, perché il problema di Garth Ennis è che purtroppo lui è un po' edgy, cioè lui vuole fare le cose che ti sconcertano, dopo un po' però diventa ridondante. Cioè, almeno nella serie The Boys i super hanno dei motivi per cui sono così. Nei fumetti di Ennis, tu, se sei un supereroe, sei un vizioso maledetto che fa cose terribili. Perché? Perché Ennis odia i supereroi. Li odia con tutto se stesso, e quindi cerca di metterli in cattiva luce più che può, solo che lo fa a caso. Non ci sono motivi specifici per cui sono così e basta. Esatto. Come approfondimento personale. Io ho letto solo il primo. Devo dire che quando ho visto la prima puntata, la prima scena è stata micidiale. Bella. Cioè, la prima scena della prima puntata è veramente quando la tizia gli si smolecola davanti, praticamente, quella è stata micidiale. Però poi dopo un po' mi ha proprio conquistato. Però, secondo me invece è un lato molto interessante del supereroe, cioè vai ad esplorare non solo il concetto del supereroe, ma anche il concetto proprio della società. Alla fine noi abbiamo l'emblema, no, gli Avengers, la Justice League, questo è una chiara parodia soprattutto della Justice League, no?
effettivamente è una cosa mega interessante perché sviscera qualche cosa che forse noi non siamo abituati a vedere né con i fumetti né tantomeno con i cinecomic classici, criticando anche allo stesso tempo la società. È molto bello tutto quello che succede a Patriota, soprattutto nella stagione 2, no? È una Bene. cosa molto Tanto, interessante. spero che abbiamo finito di girarla perché visto No, quello che è penso di sì. successo all'attore che ha fatto il Vabbè. patriota, che ha ammazzato la Perché gente. venerdì Ma tra scorso ne stavamo l'altro, parlando che... Ma vabbè, ma alla fine che è successo? Gli hanno solo fatto una multa, è finita non così. so, Vic, Sì, è finita c'hai. così. No, sì, è finita che non ne parleranno mai più e fanno finta di Quando niente. finiranno, Secondo me. niente, ok, Ma perfetto. tra l'altro, voi Sì. l'avete vista The Boys da Diabolical? Solo No, per no, video? no. È Era uno spin-off. d'animazione, vero? È d'animazione antologica. È praticamente la Com'è? stessa. Per me è bellissima. È la stessa cosa che hanno fatto con Star Wars Visions. È lo stesso tipo di operazione. Hanno preso gli elementi di The Boys. E se in Star Wars Visions c'era il filo conduttore dei cristalli Kyber e delle spade laser, qua il filo conduttore è il Compound V, il composto V. E sono tutti con stili diversi. E ce ne sono alcuni anche interessanti, tipo ce n'è uno scritto interamente da Awkwafina. Ce n'è uno scritto da Andy Samberg, si sono sbizzarriti un po'. E poi addirittura c'è una puntata che mi è piaciuta un sacco, che è una storia inventata, scritta da Garth Ennis, con i personaggi, con lo stile e l'aspetto che hanno nei fumetti. Quindi Wii Yugi è uguale a Simon Pegg, perché il motivo per cui c'è Simon Pegg che fa il padre di Wii Yugi è perché nel fumetto all'epoca Wii Yugi, piccolo Yugi, aveva l'aspetto di Simon Pegg. Poi ovviamente non potevano più usarlo perché era troppo vecchio, allora gli ha fatto fare il padre. Però Chiaro. è spettacolare, cioè, per me la si guarda tutta in un'ora e mezza, un'ora e quaranta, perché sono Figo. cortometraggi, e secondo me, a parte un paio che magari sono meno incisivi degli altri, sono bellissimi. È una delle cose più belle uscite da Amazon Prime Video negli ultimi tempi. Lo guarderò. Me lo voglio vedere. Andiamo avanti. Che abbiamo tante cose di cui parlare, soprattutto tra i trailer, ragazzi. Io so che Madonna c'è mia. un trailer per Violetta che dobbiamo C'è una assolutamente serie di vedere. monnezza Non qua. so se hai visto tra... Davvero? Li ho sì. visti tutti i Beh, trailer. allora Ce n'è uno dovresti in capire. particolare. Ah, ho capito, ho capito, ho Andiamo capito. avanti, vai. Allora, parliamo di una notizia che io sono mega in fissa per questa cosa perché adoro Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, la prima immagine di... No, ma che immagine hai pigliato, pure tu? Questa c'ha Ma l'articolo. quello è Napoleone, questa è una Ma foto a c'è cazzo di lì! Joaquin A me fa Phoenix. molto ridere. C'è uno vestito Ma c'è lì! Adesso lo vado a Napoleone. prendere, però questa mi fa molto ridere. Fa molto ridere che guarda Napoleone com'era Pasciutello e guarda qua Joaquin Phoenix lo Ma qua metti stava a fa come Joker. Hitler. Vabbè, Lo vabbè, vabbè. so, adesso prendo quella. No, adesso Quindi, prendo la prima foto del di film. che sarà il film? Allora, il film è diretto da Ridley Scott. Ah, Eccolo qua, l'immagine che la faccio vedere a peraltro te. Oh, ma Ridley Scott, ma quanto sta a lavorare? Che ha 800 Ridley anni, Scott cioè li sta fino a fa qua. tutti adesso. Penso che smetterà solo nella tomba. Ma lo stanno girando adesso? Sì. E quindi è quello per cui È i quello dei Scilla Super Scilla. sono andati a Esatto, fare gli stanti in assolutamente Inghilterra. Pazzesca. Noi sì. martedì abbiamo avuto ospite al podcast qui Comunque. i Super Scilla e abbiamo parlato dei rischi del mestiere affrontando con loro il mondo degli stunt e ci hanno detto che a fine mese, fra 2 settimane, partono per l'Inghilterra, saranno 2 mesi lì per girare come stunt. Questo film di Ridley Scott, quindi fichissimo. Che ospiti a questo Che podcast? ospiti, Che questo. ospiti hai Che preso? ospiti, Fai vedere la foto. Che ospiti, ospiti? ospiti. Fai vedere la foto, Giovanni. Facciamoci Vediamo vedere la la foto. foto. E quindi, Aspetta, adesso la e quindi stavo recupero. dicendo che è uscita questa prima immagine, un'immagine che per me è molto convincente. Poi Joaquin Phoenix è uno dei miei attori preferiti e sono mega in fissa Eccolo. per Beh, vederlo. dai, sì. Madonna. Ci sta Ragazzi, il ruolo ed è voglia. più pasciuto, vedi che è più pasciuto Sì, mi faceva ridere quella di prima, era divertente. Sembra, Non lo so. fa molto Sì. ridere il commento che dice sembra come Joaquin Phoenix vestito da Napoleone. Guarda. Esatto. Però fa Ecco, molto io sono ridere. più d'accordo con quel commento. In realtà l'ho visto e l'ho No, trovato molto divertente. vero. Sembra No, io non Joaquin sono Phoenix vestito in d'accordo. cosplay di Evo, capito? Vabbè, Vabbè, andiamo però avanti. vediamo il movimento e tutto il Aspetta, ma vediamo resto. che Ne cosa ne circola pensi. Ah, una in cui è giusto. messo a confronto con un ritratto di Napoleone in cui è identico. Ok. Beh, è Ecco qua. Sì, abbastanza sì. inquietante l'espressione, diciamo, che prende Sì, è nel quello. volto Non lo so, ragazzi, volete aggiungere è qualcosa? Violetta, vuoi aggiungere particolare. Sì, posso solo qualcosa? rompere le palle Vai. su una cosa Certo, riguardo a devi. Napoleone? Allora,
Parlavamo l'altra volta di ageismo e va bene, eccetera. Allora, io ho notato che, vabbè, Joaquin Phoenix c'ha i suoi 47 anni a posto. Per il ruolo di Giuseppina Bonaparte, ok, hanno castato Vanessa Kirby, che ha 34 anni, e ancora prima invece era castata Jodie Comer, che poi ha detto, vabbè, no, non lo voglio fa più, che ce n'ha addirittura 29. Ora, Napoleone e Giuseppina se passavano 6 anni. Invece Vanessa Kirby e Joaquin Phoenix, buono, aspetta, questa è una questione di rappresentazione, se ne passano 13 e ancora di più 18 se avessero preso la Jodie Comer, capito? Quindi nel senso, voglio solo rompere il cazzo sul fatto che a Hollywood succede e continua a succedere troppo spesso questa normalizzazione, anche in questo caso forzata direi, di scegliere attrici estremamente più giovani rispetto ai comprimari uomini. Ora, potevano prendere una bella over 40 e brava, non ce l'abbiamo le attrici over 40 che sono brave e affascinanti? Secondo me sì, quindi per me questa cosa che continua a fare Hollywood in moltissimi casi è problematica, ecco, solo su questo volevo magari dire. La truccano però. No, però lei, ma che senso c'ha, no, però lei dice, cioè, perché devi prendere una 34enne per farla sembrare una 40enne? Perché lo sai meglio, lo sai meglio di me che funziona con gli agenti. Se hai un bravo agente ti fa fare anche il ruolo di una 60enne. Cioè, è proprio una, ma non è proprio credo che verrà invecchiata, Victor. È proprio un problema, non è un problema di trucco, è un problema hollywoodiano. Cioè, allora, è proprio un problema che diciamo si tende a questa cosa, succede continuamente di prendere di solito attrici che sono comunque molto più giovani dei loro comprimari. È proprio una questione di ageismo sulle attrici hollywoodiane e farlo in un caso in cui storicamente i due personaggi si passavano 6 anni è proprio una roba hollywoodiana, capito? Cioè, non ci vedo un grosso problema, perché so che sono tutte cose che non hanno a che fare con questioni di disparità tra una donna, sono questioni, no, semplicemente sì, guarda, tante altre è cose, normalizzazione che è per tante è cose ti sempre. Direi di sì, per questa per questa è proprio una questione di agenzie, sì, è una questione dell'attrice che va al momento. Io penso che, allora, in generale la questione di... Allora, intanto andiamo per gradi. 6-13 non mi sembra una tragedia, sinceramente, come differenza. Cioè, 13, nella verità, forse, è il doppio, però... 30-50, praticamente. Lui c'ha quasi 50 anni, lei ce n'ha appena 30. Cioè, vabbè, quindi doveva essere 37. Era normale... Quindi dovevano essere più o meno con... Cioè, non stiamo parlando della cosa drammatica. Sì. Poi io in generale dico, da quel punto di vista, ma questo poi lo applico a tutti i campi, cioè se l'attore deve fare l'attore, quindi recitare una parte in quanto attore, cioè con il trucco e con tutto quello che fa parte del mondo del cinema, l'attore interpreta un personaggio, perché sennò non avremmo avuto tantissimi personaggi, donne e uomini, che poi hanno fatto la storia del cinema, che magari da trentenni o quarantenni hanno interpretato sessantenni e settantenni. Però quello è così, cioè l'attore interpreta un ruolo, non sta scritto da nessuna parte che siccome il personaggio ha 70 anni non possa prendere meno di un 65enne. È una cosa ageista. Poi però sono d'accordo con te quando poi allora mi parli della tendenza di magari provarci a mettere sempre l'attrice più affascinante del momento, più bella, più giovane. È proprio una questione di età, capito? Perché L'età perché quarantenni ci stanno, quindi sì. Non è che dici no. Però a Hollywood c'è questa cosa che un'attrice dopo un po' c'ha la data di scadenza, purtroppo, e si tende comunque, quando si mettono due comprimari dove uno è un ruolo maschile e uno è un ruolo femminile, si tende a mettere il ruolo femminile sempre più giovane, sempre succede in una quantità di volte così grande che infatti, come vedete, per voi questa cosa è normalizzata. Però... è così come è normalizzato nella società associare comunque un uomo a una donna più giovane, e invece il contrario fa sempre però un po' anche a teatro il cinema è così, uno specchio della anche a teatro società, è così tipo. Cioè che è il mestiere dell'attore, che è la messa in scena, il teatro e il cinema, no ragazzi, è la messa, però scusa, è la messa in scena vista. La messa in scena comprende questo, non c'è scritto, non è mai stato scritto da nessuna parte nella storia delle messe in scena che se tu devi interpretare uno di quell'età devi avere
piuttosto devi stare vicino a quell'età. Ma dall'epoca di Shakespeare non era così, non è mai stato così. Esatto. Non vuol dire niente. Poi che ci possa essere un problema, ne possiamo parlare. Io posso anche essere d'accordo con te. Però poi, se vogliamo andare a vedere nel merito, secondo me non deve essere così. Non c'è scritto, non è mai stato. Però lei dice soprattutto a livello femminile, capito? Cioè, a livello maschile forse si è un po' persa questa cosa, e questo è vero. A livello femminile, purtroppo, si tende a preferire più l'attrice giovane piuttosto che con l'attrice giusta. Però a livello di età, è quello giusto. Estetica. Secondo me è solo una questione estetica, non nel senso che è una questione estetica, aspetta, non nel senso che una ragazza più giovane e più bella, e quindi è perché proprio esteticamente, cioè, una donna molte volte può anche dimostrare più facilmente più dell'età che ha, con il trucco, con le cose, eccetera. Cioè, e poi non ho capito. Sono d'accordo con quello che dici tu. Ad esempio, no? Cioè ci stanno bene. Mi viene in mente un esempio, uno degli ultimi film che ho visto, Dune, no? Allora, prendiamo il caso del, come si chiama, il cattivone. Ah, ok. Runner Conan. Esattamente. Okay. Allora vuol dire che per interpretare quella persona non hanno scelto un attore. Aspetta. Quello Runner Conan, il barone Kurg. Quello enorme, il barone Kurg, esatto. Ma quello che c'entra con il personaggio di fantascienza, sì. No, stiamo a parlare della persona, della ricostruzione storica del personaggio, è la stessa cosa, della biografia. Ma stiamo parlando della biopic, allora prendiamo il caso di cose reali. Allora dobbiamo, ma perché 6 anni non lo rendono veritiero? Dai, mi sembra un'esagerazione. Mi sembra proprio un'esagerazione. Per me il doppio dell'età è proprio la classica cosa Hollywood. Ma non è il doppio, ma è il doppio. Non è 30, non è 47. Il doppio, nel senso, 6-13 è più del doppio. È una cosa classica hollywoodiana che succede allora da oggi. Fateci caso, soprattutto nei film non tanto di ultima generazione, e fateci caso che è rarissimo che il personaggio femminile viene preso come comprimario dell'età del... Quindi però parliamo solo di personaggi, cioè di film che trattano personaggi esistiti veramente, perché per tutto quello che è fiction anche roba di fiction. Allora vale pure quello che dico io, scusa, perdonami. C'è un problema a monte dell'interpretazione. Capito? C'è un problema proprio di scelta di casting a monte dell'interpretazione, che si prediligono le attrici più giovani. C'è proprio un problema di ageismo a Hollywood. Guarda, secondo me Hollywood ha tanti problemi sulla rappresentazione della donna e quant'altro, però questa mi sembra proprio una roba forzatissima, nel senso che non l'ho inventata io. Si possono scegliere nomi di attrici che anche dopo i 40 hanno lavorato tantissimo. Sono capitati dei casi in cui magari alcune non ha lavorato, ma non è neanche vero che spariscono. Ellen Mirren e Meryl Streep cosa sono? Per dirne due, dimmene una terza, so due. E comunque Sally Field che lavora ancora adesso. Ad alcune donne sono, ma te ne posso dire quante ne vuoi, Violetta? Ci sono generi interi della cinematografia che alle donne dopo una certa età sono completamente negati. Cioè Harrison Ford ancora fa Indiana Jones. Mm-hmm. Cioè quante altre, e tanti altri con lui, quante altre eroine di film action dei 70 anni che non vengono ridicolizzate, vedi sul grande schermo? Sigourney Weaver, un nome su tutta Hollywood. Carrie Ann Moss. Che hanno riassumato di una saga di 20 anni Carrie Moss ha fatto anche Daredevil, ha fatto anche altri film, non è vero? E faceva l'eroina d'azione? No, infatti. Vabbè, però quello è un problema dei ruoli, poi, nel senso che poi i supereroi sono quasi tutti uomini. Il cavolo per fare un ruolo d'azione, per farla l'avvocato, non ha voluto lei. Puoi saperlo, scusa. Non lo so, approfondiamo però. Approfondiamo perché comunque a questo punto io ci farò più caso. È un tema per Hollywood. Esatto. Cioè, non è un tema che ho tirato fuori io, è un tema che è stato tirato fuori lì. Come è un tema per Hollywood? Passiamo. E a questo punto ci stiamo arrivando molto bene. Qual è un altro tema? Un'altra di polemica sugli Oscar 2022. Perché sta esplodendo. Mannaggia. Che sta succedendo? Allora, è ancora peggio. Dopo Guillermo del Toro, che ha detto: Academy, ma che cazzo stai a fa'? Persino Denis Villeneuve, che è candidato con Dune, tra parentesi. Denis Villeneuve. Scusami, in francese. Tra parentesi, smacco atroce che non l'abbiano messo in miglior regia per me. Lui non è candidato come miglior regia. Con Dune non è candidato come miglior regia. Dune vincerà sui premi tecnici, lo sappiamo. Sì, zio, però è proprio
devono, cioè, vabbè, proprio una cosa, cioè, guarda, dopo aver visto West Side Story e Belfast, che hanno delle buone regie, ma secondo me niente ne invidia la Dune, ti do perfettamente, esatto, ragione. Sono d'accordo. Io ho visto ieri sera, guarda, l'altro ieri belle sera, ma West Side Story. Belle, ma ok, nel senso, niente. Nel senso che Villeneuve ha fatto di meglio a livello, esatto, registico, perché Dune non si basa su quello, per l'amor di Dio. Però da lì proprio a escluderlo e mettere Belfast in questa storia, che hanno buona regia, ma che non sono migliori di quella, secondo me. Sembra, cioè, il potere del cane, dato letteralmente. Il potere del cane, però da livello di regia, dai, ci sta. Come no, no, il potere del cane ci sta. La regia della Campion è mostruosa, niente da dire, no, quella ci sta. E quindi, cioè, cosa sembra indicare? Assurdo che non ci sia Dune, sinceramente. Sembra veramente che se lo so dimenticato, tipo nel muschio mentre scrivevo. C'è anche Drive My Car, se non sbaglio. Sì, sto andando a cercare. Comunque, cos'altro è successo? Comunque, Denis Villeneuve ha dichiarato su Deadline questa cosa: onestamente penso che l'Academy stia buttando tutto alle ortiche. È un errore, capisco siano sotto pressione, ma non è la decisione giusta. Fare film è un lavoro di squadra, tutte le persone che lavorano nell'ombra sfortunatamente hanno bisogno di essere viste e riconosciute, e questi show di premi sono per loro. Quindi, per questo, perché riprendiamo la polemica che era successa, l'Academy ha deciso di preregistrare alcune premiazioni che ci saranno per gli Oscar 2022. Tra questi mi pare che c'è miglior colonna sonora. C'è scritto qua da qualche parte, l'avevo letto nell'articolo. C'è scritto, vabbè, comunque, sicuramente colonna sonora, mi ricordo. Miglior montaggio. Cortometraggio, montaggio, trucco, colonna sonora originale, scenografia, corto d'animazione, corto live action e sonoro. Saranno presentati, consegnati prima e poi fatto un recappone breve e mostrati tramite un video. Ma lo dicevamo l'altra volta. Sta montando la polemica perché è uscito Villeneuve che ha fatto quest'altra polemica. In più, Villeneuve ha dichiarato, stavo leggendo, che qualcuno ha detto... Cioè, c'è la... chi è che c'ha i diritti? Che hanno, stanno dicendo? Se continuate così, famo che non li manco li mandiamo questo in onda perché si sono rotti le palle. Eccolo. Perché dice: una decisione che riportano, esatto, fonti internazionali sarebbe stata imposta da ABC. L'emittente avrebbe minacciato di cancellare la trasmissione live degli Oscar se non fossero state. Se non fossero state tagliate alcune categorie, come hanno poi fatto. Quindi, insomma, se ne sta continuando a parlare. Leggevo su quell'articolo che qualcuno si è dimesso proprio dall'Academy, tipo, per protesta. C'è quello che lavora all'audio. Tom Fleischman, che è il tecnico del suono di Martin Scorsese. Esatto, si è proprio dimesso dall'Academy per questa cosa. Anche se io a questo punto, secondo me, la discussione è abbastanza, tra virgolette, un po' poverella. Nel senso, perché se ABC dice o fate dei tagli o non andiamo in onda, a sto punto la scelta qual è? Cercare di contrastare l'ABC o fare dei tagli? Perché tutta sta cosa viene proprio da quello che l'emittente televisiva ti dice: o riduci oppure io non ti mando in onda. Però potrebbero ridurre quei pipponi incredibili spesso sul politicamente corretto forzatissimo, oppure gli sketch eterni che non servono a niente. E lì sono d'accordo, però calcolando che a sto punto per l'ABC principalmente è uno show che trascende totalmente la consegna dei premi, a questo punto quanto probabilmente l'ABC in tutto il discorso sarà lo show, non lo dovete tagliare ma tagliate i premi. Non dico tagliarlo, ma accorciarlo. Mi ricordo quella volta in cui ci fu la polemica, quella di Spike Lee e di Jada Pinkett Smith, sul fatto che Will Smith non venne candidato, e dissero: voi non avete abbastanza candidati neri. Fecero, mi ricordo, questo pippone per dimostrare il contrario, senza dirlo esplicitamente, che era per quello, ma era ovvio che fosse per quello, che durò 23 minuti. Ora, io capisco che la cosa era importante, ma 23 minuti di pippone con le interviste passanti neri mi sembra eccessivo. Ma 23 mi sembra tanto. Ma poi, comunque, scusa, l'idea è quella di renderlo più appetibile, cioè a ABC gli interessa renderlo televisivamente appetibile, diciamo. Esatto, vogliono fare una cosa che gli spettatori non si rompono i coglioni e cambiano canale, capito? Anche perché è stato tipo super non visto negli ultimi anni. Madonna. E quindi vorrebbero mettere più canzoni, più sketch, chiaro, più cose. Cioè, alla fine la consegna dei premi interessa principalmente alla gente flippata come noi. No, allora ragazzi, io ci ho provato a vederla, ma gente... una volta, ma una
rottura di coglioni stratosferica. Esatto. Cioè, no, io non l'ho mai visto. No, capisco, però, per esempio, io lo seguo con molto interesse perché sto là con l'ansia che voglio sapere chi vincerà l'Oscar. Sì, ma vincerà però tutto perché, il resto. Perché il mercato, esatto, a noi non ci interessa tutto il resto, a parte Eminem, che l'ultima volta è stata una mina totale, però lasciamo stare Eminem. Noi non ci interessa tutto il resto, ci interessano principalmente i premi, ma noi siamo una piccolissima nicchia rispetto alla gente che ovviamente è il pubblico generalista, interessa più tutto il resto, le meno star i premi, che fanno o magari i premi quelli fighi, capito, quelli proprio più caldi. ITS, il problema è anche un altro. ITS Bot, che... guarda, e poi ti lascio la parola, dice: secondo voi come potrebbero migliorare quindi la cerimonia, Victor? Allora, il problema qua è un altro, è di come le condizioni in cui verso lo star system, nel senso che non è più come durante la vecchia Hollywood in cui c'erano, una volta i film li andavi a vedere perché c'era il tal attore. Esatto, adesso okay? Non è più così. Non c'era, cioè non andavi a vedere un film, andavi a vedere, cioè non andavi a vedere il nuovo film di, ricordando il nuovo film di. Lo star system è cambiato molto negli ultimi decenni e secondo me mancano, ma anche rispetto agli anni 90, le star di appeal che c'erano una volta. Le star di adesso hanno appeal solo quando sono nel contesto cinecomic, nel contesto blockbusterone. Benedict Cumberbatch, che è Doctor Strange, non ha spostato più di tanto le visualizzazioni su Netflix e la visione in sala, dove è andato in sala, del Potere del Cane, perché cioè io il Potere del Cane, che per me è un film veramente della Madonna, ho sentito un sacco di persone criticarlo, è palloso, è un film del cazzo, non vuol dire niente. Io ho pensato, in generale, se hai capito quel film, non è possibile che lo definisci banale. Qualcuno che l'ha scritto. Ho avuto il dubbio di aver aperto un altro film su Netflix, ho detto, ma di che cazzo stanno parlando? Come fai a dire che è banale il Potere? È un western terribile, perché non è un western, l'ambientazione è western, ma ambientato nel 29. Come fa, cioè, come fa a essere un western? Era finito il far west praticamente. Ma sì, ti decostruisce il mito del cowboy, del ranchero super macho, un po' come aveva fatto Ang Lee con il cowboy moderno, con il mandriano nei segreti di Brooklyn Mountain. Io solo una cosa, non ho forse, se vogliamo provare, io ho provato a dare un senso quando questa persona mi ha detto banale, effettivamente lui viene un po' rappresentato un pochino con lo stereotipo semplice del represso. Sì, ma attenzione. Cioè, ci hanno messo là tutte quelle cose un po' banalotte della lettura, quella della psicologica di primo livello, ok? Ma in realtà non è proprio così, perché nel film noi sappiamo che lui è così perché lui è stato indottrinato da Bronco Henry. Lui non è così per scelta. È quasi così perché lui è talmente addolorato nell'aver perso, è una cosa che non è uno spoiler, è talmente addolorato nell'aver perso Bronco Henry che lui sente il bisogno di riportarlo in vita diventando come lui. Ricordiamoci che lui, rispetto al fratello, cioè il fratello tu lo vedi tutto bello, impettito, poi scopri che il fratello è l'ignorante della famiglia, lui è laureato. Lui è laureato, è andato al college ed è lo stereotipo, perché lui da quando è morto Bronco Henry non gliene frega niente di nulla. Tant'è vero che lui a un certo punto, quando conoscerà il personaggio di Colin Firth, Peter, diventa Bronco Henry. Sì. Lui è morto nel momento in cui è morto Bronco Henry. Non è uno stereotipo. Lui vuole essere uno stereotipo. Perché ha bisogno, perché la vita non ha senso senza Bronco Henry. E quindi lui diventa Bronco Henry. Giusto. Quindi non è banale per niente, secondo me. Cioè, io non l'avevo vista così. Io concordo su molto, tutto. D'accordo. E poi è interessante anche il ribaltamento che si fa del personaggio di Peter, si chiama lui? Peter. Personaggio di Peter, perché comunque sia, non posso fare spoiler ovviamente, però come dire, diciamo che di solito quel tipo di personaggio là viene molto vittimizzato, ecco. In questo caso invece c'è proprio un potente ribaltamento. Tarantiniano un po' da quel punto di vista. Forse è la prima volta che vediamo quel tipo di ruolo con un ribaltamento così, così forte. Quindi lui per il Potere del Cane sono, mi sembra, candidati come miglior attore non protagonista sia fratello, Jesse Plemons e attore protagonista lui. Tutti sono candidati tutti lui ragazzi, io voglio troppo che vince perché mi è piaciuto tantissimo lui il figlio lui sì va bene. Pensate che a me sono venuti a dire che film brutto e recitato in maniera pessima, detto adesso va bene che gli Oscar magari non valgono molto, ma io è difficile trovare un film
cioè non è una cosa che capita, no, spesso, ma infatti, che tutto il cast principale è candidato. Ci lamentiamo, ci siamo, ci lamentiamo continuamente della Marvel e dei suoi film fatti con lo stampino e tutto quanto, poi fanno una cosa diversa e uno non lo riesce. Vedi però qual è il problema, allora, che dico quello che dico sempre io. No, ecco, l'avete acceso, no, l'avete acceso. No, velocissimo. Però no, è quest'altra che è questa. Era quella. Si educano le persone. No, è che poi la gente si educano le persone, esatto, dici. Esatto. Ma è vero, nel senso che il pubblico perde la capacità di capire, ragazzi, ma non lo invento io. No, no, io sono d'accordo. In tutto il mondo, nei libri, nella musica, in tutte le arti, se inizi a fare cose di un certo tipo negli anni, passano gli anni, il pubblico perde la capacità di capire cosa è bello, cosa è brutto, cosa ha valore e cosa no. Determinate cose. Cosa c'ha più valore e cosa c'ha meno valore. È vero. È proprio questo il problema. Okay. Ma non è che lo dico io, eh. Tazzina Shock chiede chi è il ragazzo sotto con i capelli lunghi. Beh, si chiama semplicemente Victor Laszlo. È un troll. È uno che ho bannato l'altro giorno dal mio canale. Beh, allora Giacomo sta sulla strada giusta, lo sai come. Vai, vai Giacomo. Come la pensiamo? Colpisci. Andiamo avanti. Allora, ultima news e poi passiamo in realtà ai trailer. Anche se c'era un rumor che, visto che c'è Victor, mi poteva dare soddisfazione, no, ma guarda, è tardi e esatto, non ne parliamo. Me ne frega un cazzo. Allora, Taro. Vabbè, era su Doctor Strange. Va bene. Va. Beh, anche avere Diesel non è proprio strano. Positivo. No, però. Cioè, risposta proprio. No, scusa, una risposta solo dopo, perché ho una domanda. Secondo voi chi fa? Cioè, chi dovrebbe fare? Mysterio. Così, vabbè, Mysterio. Ragazzi, però non possiamo fare la trasmissione tra di noi. Allora, però, aspetta, qual è la notizia? Era così, la risposta. A questo punto, lei brevemente, di la notizia, okay, velocissima. La notizia veloce perché è... Ah, non questa, quella di Violetta, allora, del rumor, dai, veloce. Allora, il rumor, parliamo di Doctor Strange. Abbiamo Bruce Campbell che ha detto ufficialmente di essere parte del film, che è Bruce Campbell, un attore feticcio di Sam Raimi, e ha detto che farà un ruolo all'interno di questa pellicola con un altro grande personaggio amato da molti anni. E secondo Violetta farà? No, non lo so, io lo chiedevo io ti dico so Mysterio delle... perché nei piani di Sam Raimi, lo Spider-Man 4 che sarebbe dovuto uscire, Bruce Campbell doveva fare Mysterio. E quindi l'attore vicino a lui potrebbe essere Tobey Maguire. Perfetto, andiamo avanti, grazie Gianni. Victor, ti prego, un commento, secondo te? No, io l'ho detto, prima ancora che lo annunciassero, io ho detto subito, io voglio il solito cameo di Bruce Campbell e stavolta lo voglio nei panni di Mysterio, perché te le immagini che arriva con la boccia tutta fumosa, quando si toglie il fumo non è Jake Gyllenhaal ma è lui, e sarebbe bellissimo. Va bene, allora andiamo ai trailer. Va bene, trailer che sono usciti questa settimana. Io ce n'ho uno che non vedo l'ora. Partiamo col primo grande trailer di questa settimana, Obi-Wan Kenobi, la serie originale Disney Plus, che uscirà a breve su Disney Plus, appunto, divisa naturalmente, penso, sempre a livello settimanale, quindi una puntata a settimana, con il ritorno del grande Ewan McGregor e di Hayden Christensen, che fa Anakin. Io comunque, ragazzi, sarà un problema, io non lo so, sarà un problema tutto mio, guarda, sicuramente, ma io non ce la faccio più a vedere sempre le stesse cose. Ma se parla... Oh, ma parlavo sempre delle stesse cose, o è Star Wars, o so Marvel, o è DC, vabbè... Guarda, sicuramente è un problema mio, però io non ce la faccio veramente più. Vabbè, dite qualcosa voi, niente, io non so che dire. No, l'ennesimo serie di merda. Ho cercato di cancellarti mettendoti in faccia il trailer a pieno volume, comunque. Dire, scusa, no, questa scena è bellissima quando lui ci accavalliamo. Per me Star Wars ormai basta, cioè è una mucca che stanno spremendo fino a disintegrarla, cioè non... Che altro ci vogliono raccontare? Basta. Io ho un'idea tutta mia che ovviamente, come al solito, che è assolutamente impopolare. Per me Star Wars finisce con la saga degli Skywalker. Finiti gli Skywalker e finito Star Wars, tutto il resto sarebbero è i primi tre, no, i primi tre. Dai, mi accollo, cioè, i 4, primi 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9 va bene, dopodiché basta, tutto il resto è tutto, dai, buttiamo in mezzo. Non lo so, ragazzi, volete dire qualcosa? Che ne pensate? Violetta, devi vuoi... A me non mi disturba la serie su Obi-Wan. Io invece ho un bel hype. Grazie. Vedo l'ora di vederla. Io pure. Dico la verità.
ma perché mi piace il personaggio, mi piace tutta la sua storia e quindi mi interessa rivedere Ewan McGregor in quel ruolo, quindi sì. Poi insomma Star Wars è un franchise molto 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 grande, quindi hanno aperto tanti universi, sì, però, paralleli, però vogliamo dire, però veramente che cosa, cioè prima o poi vedremo pure la serie come dico sempre, del pelo caduto all'interno del Millennium Falcon di Chewbecca. Sì, ne hai vista una sul personaggio che dice tre parole e poi cade nello stomaco di un mostro nella sabbia, quindi ma sai, finché però ci sono il fandom è vivo, è vigile, cioè finché il fandom è così interattivo, è così interessato, continuano a farlo chiaramente. Lo stanno un po' perdendo secondo me il fandom, però sì, cioè perché già lui è il fandom, io qua dentro ero fan numero uno e Star Wars Boba Fett, ma per me è finito, cioè Boba Fett io l'ho abbandonata lì, fine, basta, no, è orrenda, cioè, io infatti ho visto la prima puntata e poi non sono riuscita poi, a se non hai visto The Mandalorian non ci capisci una mazza, perché a un certo punto l'ho visto. E fai conto che se non guardi questa, la terza stagione di Mandalorian non ci capirai un cacchio, perché a un certo punto per due puntate smette di essere The Book of Boba Fett e diventa le prime due puntate di The Mandalorian 3, non sto scherzando, te lo giuro. Sì. Va bene. Tu fai conto, beh, non ti dico niente, ma tu fai conto che se non vedi questo, ci succedono delle cose che non sono importanti di più. Non hai idea. Per The Mandalorian, però. Ma del tipo che è come se tu ti fossi persa delle puntate se guardi la terza stagione, credimi. Ma perché hanno fatto questa cosa? Perché per sono... costringerti a vederle tutte. Sì. Allora poi, dire che non c'ho ragione. Volevo rispondere in chat semplicemente, giustamente c'è gente che dice ma Obi-Wan non è un personaggio a caso. Beh, era un'iperbole. Assolutamente no, però Obi-Wan è un personaggio tremendamente importante in quel contesto. Poi che Obi-Wan com'è cresciuto, come non è cresciuto, che cosa ha fatto prima di arrivare in quel contesto, non me ne frega un cazzo. Però a me, ripeto, cioè fuori da quella storia non... cioè le storie funzionano anche per l'intreccio fra i personaggi, capito? Cioè è una fetta interessante della sua... Ma perché? Perché? Perché non è un prequel tipo, che ne so, boh, lui da giovane, queste cose qua, capito? Cioè, è proprio una fase tra una trilogia e l'altra, diciamo. Sì, è un periodo interessante. È un periodo quando di lui... mezzo. Sì, però... è quando ascende l'impero e lui da Jedi si deve nascondere e comincia a vegliare, diciamo, su quello che sarà un giorno Luke Skywalker. Ma non no? Il problema che è che raccontato, cioè che lui si nasconde. Il problema è che nell'universo espanso, sia nel canone Legends che nel canone quello che è stato poi imposto dopo che la Lucasfilm è stata acquisita da Disney, ci hanno già raccontato parecchio su Obi-Wan, quindi la mia paura era che non riuscissero a raccontare qualcosa di nuovo. Il problema è che questo è il classico prodotto con le retcon, le rettifiche dietro l'angolo, è il classico prodotto che rischia di non tornare col resto, ma a me il trailer è piaciuto, diciamo che per... cioè, ti fa capire che loro sapevano che questa cosa avrebbe potuto essere accolta un po' così nel momento in cui metti You Love the Fates in sottofondo. Cioè devi proprio prendermi al cuore col pugnale. Esatto. E poi soprattutto io ero contento solo per il fatto che non era gestita da Favreau e Filoni, che hanno fatto The Mandalorian e The Book of Boba Fett, che secondo me sono terribili. Però poi cosa succede? Succede che alla fine sempre su Filoni vanno a parare. Perché nel trailer c'è un personaggio che molti hanno scambiato per Darth Vader, non è Darth Vader, è il grande inquisitore di Star Wars Rebels, la serie animata, che a me non ha fatto impazzire, e anche lì mi sembra utilizzato un po' così, cioè sembra la classica macchietta del cattivo, vi distruggerò tutti, sono il cattivo perché sono vestito di nero, va bene. Cioè nel senso, mi sembra, però è bello vedere ad esempio, io c'è una cosa che ho sempre detto di Star Wars, in Star Wars non fanno che dirci che l'impero è cattivo, l'impero è cattivo, l'impero è cattivo. Ma nei film vi hanno mai fatto vedere perché? Cioè, è cattivo perché sono tutti vestiti di nero e i ribelli ci combattono. Ma nei film vi hanno mai fatto vedere un pianeta effettivamente oppresso dall'impero? No. Cioè, tu non sai cosa fa effettivamente l'impero ai pianeti. Vabbè, quando distrugge Naboo solo, per esempio. Distrugge Alderaan. Però distruggono un pianeta, sì. Le armi di distruzione di massa, no? Sì, sì, certo. Però a livello di oppressione dei popoli non mi ha fatto vedere niente. Molti dicono, beh, distruggono Alderaan. Certo, peccato che la distruzione di Alderaan in Una Nuova Speranza mi è leggermente... mi diminuisce l'effetto con Leia, che vede la sua casa distrutta e fa... hanno appena scoppiato il luogo dove vivi da quando sei neonata, sì, e la famiglia in chat, sembra che hanno scoppiato una collina,
non gliene frega un cazzo a nessuno che è stato distrutto Alderaan. Quindi se qui mi... poi in Rebels invece ti facevano vedere l'oppressione, quindi l'unica cosa veramente interessante è che qua potrebbero effettivamente farti vedere per la prima volta in live action come per davvero l'impero opprimeva i popoli. Perché sono cattivi, ma non si è mai visto nessuno oppresso dall'impero, a parte i ribelli, che però, te credo, andavano là con le armi e questi rispondevano. Quindi questa può essere una cosa interessante, però anche questa cosa degli inquisitori è un po' forzata. Peraltro, noi, se uno vuole, può sapere cosa succede agli inquisitori. Quindi è proprio la classica cosa del prequel che ti racconta delle di personaggi di cui sai già il destino. Sì. E quindi ha meno appeal, secondo me. Sì, andiamo. E poi il Grande Inquisitore, rispetto a come lo vedi in Star Wars Rebels, per me fa cacare. Okay. Cioè, ha un trucco che è imbarazzante. Prossimo trailer, arriviamo... Quello, Rupert Friend, quello che lo fa Rupert Friend? Ecco. Victor? Sì, sai che credo di sì, dovrebbe... quello bianco, quello pelato. Che c'ha i segni rossi, tipo... Sì, sì. No, no. Ah, no, no. Sì, è lui, sì, è lui. Ok, allora ho capito qual è. Prossimo qualcuno trailer... ha scambiato per Darth Vader? Aspetta, l'hanno scambiato. Sì. Però sembra però non è lui. Prossimo trailer, arriviamo al momento che aspetto dall'inizio della puntata. Perché è il film preferito di Violetta? Perché, ragazzi, che bomba. Sta per uscire un nuovo film con Nicolas Cage, ma non è un film con Nicolas Cage, è un film dove Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage. Allora, non so, rendi conto? Dico brevemente io la mia. A me il trailer mi è piaciuto molto. Nella prima parte, cioè, ho proprio detto: cazzo, ma io sta roba la voglio vedere. Poi, quando c'è, capisci che prende quella piega action, lì dici: ma no, cazzo, allora perché? Non è autobiografico, capito? Quello un po'. No, allora fammi vedere veramente come tu l'avevi impostata all'inizio e portami fino in fondo quella roba lì. Non me lo trasformare poi in una roba action qualsiasi. Però io lo voglio Nicolas Cage, capito? Perché però no, ma attenzione, è ancora meglio di così. È un film su Nicolas Cage, che interpreta Nicolas Cage, che deve interpretare un film su se stesso. Sì, no, ma appunto, okay. Perché allora, per chi non ha visto il trailer, praticamente si capisce che lui è un attore che sta proprio un po' dove sta Nicolas Cage, secondo un po' tutti. Cioè, la scena iniziale con questa tizia che gli dice: ma come mai hai perso tutto il tuo talento? Proprio così. E lui è Nicolas Cage. No, non hai capito. Lui è, no, la maglia blu, lui è Nicolas Cage. Non è che è un attore che sta dove sta Nicolas Cage. No, sto dicendo, sto dicendo, è proprio dove sta lui veramente nella sua vita vera, e quindi interpreta se stesso, e gli viene detto così, al che gli viene mandato, non mi ricordo com'è. Sì, c'è tipo un, non si capisce, perché non si sa perché. Praticamente lui per vivere inizia a fare un po' di varie cose, anche cose non proprio da attore di Hollywood, fino a che viene mandato a un evento a casa di un mega riccone, e lui poi si capisce che insomma stringe un rapporto con questo mega riccone. E questo è mega fan di lui, perché c'ha le statue con Nicolas Cage in casa, con le... lui qua mi pare che era Face Off, credo. Sì. Lui con le pistole. No, ma da quello che ho capito, c'è questa cosa, il produttore, questo qua, è un suo fan, ma è anche uno che vuole produrre questo film, in cui lui interpreta se stesso. Quindi è un film su Nicolas Cage che deve interpretare un film in cui lui interpreta Nicolas Cage. Ah, questa cosa mi era sfuggita dal trailer. Film. Non mi era chiara neanche a me questo passaggio. Sei sicuro che è così? Trailer. Sei sicuro? Perché, ok. Perché a me era sembrato come aveva detto Adriano, pure a me, però può darsi che non ho capito. Prova a riguardarlo. Cioè, io ho capito che appunto lui fa... Quindi lui, quando fa le scene d'azione, cioè lì sta interpretando un film? Nel film? Se tu guardi il trailer, c'è proprio quando lui parla col manager, parla proprio del fatto che deve fare un film su se stesso. No, ok, però quindi dico, perché la cosa che anche a me non convinceva, sono d'accordo con te. No, le scene d'azione sono proprio il film, cioè non è quello che deve, cioè è proprio così. È tipo Nicolas Cage che fa le scene d'azione. Perché quello che si capisce... Però nella storia lui deve interpretare se stesso. Però scusa, io da quello che ho capito io è che in realtà poi tutto quello che succede è reale nel film, cioè che viene chiamato dall'FBI che gli dice: guarda che quello di cui tu sei diventato amico, che in realtà è un mega cattivone della droga mondiale, e assoldano il Nicolas Cage per ucciderlo, non si capisce. Le scene action sono la storia del film, ma il contesto è che lui deve fare un film in cui interpreta Nicolas Cage. Ok, questo non capito questo discorso. Sì, ho capito. L'incipit non l'avevo percepito, però è il motivo per cui incontra questo ricordo. Comunque, sostanzialmente vi dico che il trailer lo voglio vedere. Sì, ma a me piace Nicolas Cage. Violetta, lo vediamo, lo vedi? Andiamo, Violetta.
Io lo vedo. Lo dovrai vedere, Violetta, tra l'altro. Dovrai vederlo. Lo sai che dovrai vederlo. Lo vedi, ma? No, perché c'è Pedro Pascal. Io lo vedo perché c'è Pedro Pascal. Ah, okay. A me lo star power di Pedro Pascal che mi ha conquistato. Io il biglietto lo pago per lui. Dove esce? Si va al cinema. Al cinema in piattaforma. Sì, al non lo so. Per ora trailer italiani non ce ne sono. È Lionsgate, quindi okay, penso vabbè. Che sia... Quindi io sono curioso. Vediamo un altro trailer. Vogliamo vedere l'ultimo trailer? Aspetta, che ne sono un po' in realtà, che ne sono usciti. Questo velocemente. Lo ah, ragazzi, ma quello dell'agnello, ma che cos'è? Vuoi vedere quello dell'agnello? Allora, non so se avete visto questo. Questo l'ho perso, dell'agnello. Allora, si chiama... Lamb. Ma quello... Si chiama Lamb. Quello sarà... Allora, vai. C'è Joaquin Phoenix. No, scusa. Ok, allora sì. Ho mischiato. No, Victor, non è no, quello. No, ha mischiato. È quello con Rumi Rapace. Rumi Rapace. Ah, sì, quello sembra particolare. Praticamente, sostanzialmente, si capisce questo. In una casa sperduta, non so dove, in mezzo alla prateria, una coppia, per un non meglio precisato motivo, si capisce... Decide, a quello che si capisce all'inizio, decide di prendere un agnello da una mamma, com'è la capra, la mamma che ha appena partorito e se lo porta in casa e inizia ad allevarlo come fosse un figlio, ma nel senso che lo veste, lo mette a dormire nella culla, poi nel fino a qui sembra una cosa molto surreale, a me mi ha ricordato un vecchio trailer di un vecchissimo film che penso nessuno abbia visto tranne me, che si chiama Le Moustache, dove praticamente... Oddio. La racconta di questo tizio che ha sempre avuto i baffi e un giorno si taglia i baffi, nessuno se ne accorge, lui esce fuori di testa e inizia a andare in giro dalla gente, ma io avevo i baffi, sembra Maccio Capatonda. esatto, ma un po' a me la sensazione che mi ha dato il trailer è la stessa, perché questi crescono questa capra e, che dorme nel lettino con cui giocano, poi si capisce che in realtà questa capra viene anche antropomorfizzata a un certo punto e un po' diventa poi uomo. Io non lo so, ragazzi, dite qualcosa perché io non ho capito. Io ti voglio solo ricordare che su YouTube ci sono delle persone che fanno la stessa cosa con delle bambole di plastica. E che però so finte, questa è una capra vera. Cioè, non lo so. Però, tu sai di più, Violetta, non lo so. Sento la follia può arrivare chissà dove. No, per ora non ne so di più in realtà, perché ho solo visto il trailer che mi avete girato. A parte il fatto che io mi comporto così con il mio cane, quindi in realtà lei la capisco, no, scherzo. Però, no, scherzi a parte, penso, guarda, io così a vedere il trailer mi sembra uno di quei film che hanno sicuramente un fortissimo sottotesto e che sono estremamente simbolici, che vogliono raccontare tutt'altro da quello che andremo a vedere. Horror. Sicuramente l'agnello avrà un significato simbolico e sarà lì che verrà fuori la storia. Penso che sia quel tipo di film, nel senso, come quando vedi gli horror tipo The Witch con Anya Taylor-Joy o quelli di Jordan Peele, che sono tutti estremamente simbolici, che raccontano nel sottotesto tutt'altro rispetto a quello che tu vedi nel letterale, quindi credo che potrebbe essere quel genere di sai la cosa di che mi ha fatto ridere al trailer, poi magari il surreale invece semplicemente senza senso, però non lo so, che mi ha fatto ricordare Maccio Capatonda, che ci sono dei momenti dove loro si incazzano con la mamma capra che giustamente va lì alla porta di casa perché vuole il suo piccolo e loro gli fanno vai via alla capra. Ma secondo me sarà la secondo me ha ragione Violetta, sarà il caso film in cui c'è un significato sulla maternità, magari scopre che questa ha perso il figlio. Spero che non sia così banale, perché quante ne abbiamo viste. O magari così, semplicemente Madonna. Quella capra è Satana, può anche essere. Cioè, scusa, c'è una scena dove la madre, si vede proprio un pezzettino di una scena dove la madre è in un cimitero che sta dicendo delle cose, vedi, allora. Sicuramente sarà un qualcosa del genere. Spero che non sia così scontato, sinceramente, ve lo dico. Ma sicuramente sta sublimando una perdita con la capra, quella se trovate con la fa. Comunque vedetelo ragazzi, perché se vedetelo perché potreste ridere. Tra l'altro la capra, cioè, vedete il trailer, la capra e il capra ha fatto anche un altro film. No, c'entra un po' col diavolo capra, quindi. No, però voglio dire solo questa cosa, che questo film è stato presentato al Festival di Cannes, mi sa che ha riportato qualche premio. Figura da Cannes. E anche agli Oscar è candidato come miglior film internazionale. Questo? Sì. Ammazza. E allora quando esce vediamo. Forse diciamo che comunque recuperatevi Le Moustache. Ragazzi, vi prego, vedetevelo subito. Vedetevelo, Le Moustache. Allora, possiamo parlare, visto che abbiamo poco tempo, solo di un altro trailer. Quello di Phoenix, dai. Andiamo a parlare quello di Phoenix. Dai. Ok, parliamo allora di Senti chi parla la vendetta. Veloce. Phoenix. Ah, allora pure tu ci hai pensato. Io anche, penso che è palese. Senti chi parla la vendetta. Allora, parliamo di Phoenix. Come on. Questo nuovo film con Joaquin Phoenix, dove si
vede essere, cioè è un padre effettivamente, che probabilmente, da come ho capito nel trailer, è separato con la moglie, e che ha però questo no, bambino. Mi sa che è morta, Mi sa che è morta? Mm, sì. Non lo so, sì. Bisogna capire. È morta la madre del bambino, per quello che dice lui. Vista morta, okay. Mi sembra, io ho intuito festa questo. Festa del Cea di Roma, alla festa del Cea di Roma, si dice festa, si incazza. Bene. E questo nuovo film che sembra tutto essere in bianco molto e nero. Interessante, tutto in bianco e nero, diretto da Mike Mills. Non so se l'avete visto, che cosa ne pensate. Sarà più al cinema dal 7 aprile. Violetta, sai di più? No. No, anche su questo per il momento ho visto solo il trailer che mi avete girato. Sembra un classico dramma familiare quello, sicuramente. Sì. E, dal trailer non si capisce troppissimo di quale sarà proprio la sinossi, diciamo, a parte che è un dramma familiare però generico. Quindi la differenza se questo film è pazzesco oppure no la farà proprio i temi che deciderà di affrontare, appunto. Perché voglio dire, io la prima cosa che ho letto è l'opinione di Variety, mi sembra, o di un'altra di queste sceneggiatura, la miglior sceneggiatura di questo decennio. Queste sono le cose che mi fanno sempre ridere. Parole forti dal capo elettricista di Tenzio. Esatto. È quello. Esatto. Vabbè, e quindi però è interessante. Però è interessante. Io ti ripeto, poi sono fan di Phoenix, quindi di base a me basta. Quanti film sta facendo adesso? Vabbè, questo qua è un'uscita. La serie su Napoleone. No, non è la Joker. Joker ha rilanciato. Sì, sì, ma poi scusate, è dell'A24. Sono impossibilitati a fare film brutti, quindi Sì, è bello. Allora, sarà bello. Io finora non ho visto un film della 24 che fosse brutto. C'è Nico Merli che chiede: ma perché il bianco e nero? Perché no? Sarà una scelta stilistica, scelta di un certo stilistica. Tipo. Non credo che sia semplicemente non ci abbiamo le luci, quindi facciamo tutto in bianco e nero, così non ci dobbiamo preoccupare della fotografia. Anzi, in realtà il bianco e nero è paradossalmente molto più complesso. Bravo, esatto. Chiudiamo con l'ultimo trailer che penso a tutti noi che abbiamo più di 25 anni ha ricordato, no, forse 30, che ha ricordato. No, senti chi parla fino anni 80 con John Travolta e Paolo Villaggio faceva la se voce. Lei è non è Oli, lei... oddio, John Travolta e Christy Molly Alley. Mi ricordo il nome del personaggio. Praticamente esatto. Praticamente l'idea è la stessa, cioè lui mangia un omogenizzato, una partita di omogenizzato avariata, e da quel momento un po' come Mel Gibson in What Women Want. Lui inizia a sentire le voci di tutti i bambini, perché in Senti chi parla lui sentiva non si sentiva nulla. Lo spettatore lo sentiva. Una cosa cattivissima, il dottor Doolittle coi ragazzini. Esatto, sì, un pochino. O anche un incrocio tra What Women Want e il Senti chi parla. Sì. E quindi lui inizia, in particolare, poi ha una storia con una donna e quindi stringe un legame con il figlio di questa donna, che non è suo figlio. Fatto malissimo. Però ti devo dire anche questo, sai che un po' mi ha fatto venire voglia CGI. Ti devo dire, mi ha fatto venire voglia di vederlo. Cioè, senza aspettarmi. Questo? Sì. Lo vuoi vedere? Sì, lo vuoi vedere. Perché c'è una figlia. No, guarda. Sì, è perché c'è una figlia. No, lo sai, mi ha fatto ridere. La battuta, c'è un momento del trailer dove il bambino, in particolare lui, parlando si comporta da adulto, no? Però sta nel lettino e lui gli inizia a rompere il cazzo all'uomo, all'attore, non mi ricordo come si chiama. Preziosi. E lui gli inizia a carezzare la pancia e a cantare la ninna nanna, e sto ragazzino che invece voleva continuare a dire le sue cose fa no, la ninna nanna no, perché non riesce e a resistere alla ninna nanna. Non lo so, mi ha fatto ridere un po', una battuta a me sembra una roba, cioè, sono quei rip-off all'italiana che a me mettono una tristezza addosso, ha una figlia ma ci sta assolutamente, ma poi è una storia molto già sentita, nel senso che l'unica differenza è che in questo caso i bambini sono molto piccoli e li fanno parlare, tra l'altro, in maniera molto inquietante con la CGI inquietante, le labbra, perché in realtà è la classica storia di la mamma, che ne so, divorziata oppure single, che c'ha già il figlio e che o la figlia e che poi incontra un altro, e ovviamente il figlio è un ostacolo, diciamo. Sì, esatto. L'abbiamo già visto in mille salse. No, ma infatti non mi aspetto niente, però vabbè, allora non lo vedo. Aspetta che ci sono domande. Allora, io direi, visto che siamo in ritardo, Gianni, tira fuori il film da uscire che esce questa settimana.
settimana. Sì, cioè, allora, un film poi dobbiamo solo nominare. No, vabbè, li nominiamo magari solo tutti. Sono Be My Voice, che è un documentario, La macchina delle immagini di Alfredo C, che è un altro documentario, The Alpinist, Radiograph of a Family, tutti i documentari. Ah, sai l'inglese? Sì, poi esce l'ultimo capitolo di una trilogia italiana, che C'era una volta il crimine. Che a me non mi ha fatto impazzire, sono sincero. Però non ho visto il secondo, il primo non mi fece Flea impazzire. Voglio vederlo. Soprattutto esce quello che io voglio vedere, cioè Flea. Ovvero questo documentario, ma film di animazione, candidato in diversi tipi di categorie agli Oscar, che voglio assolutamente vedere. Okay. Non so se l'avete, ne avete sentito parlare un po'. Si trova adesso da vedere da qualche parte. No, purtroppo no, esce uscirà al cinema da... Se siete di Milano lo trovate all'Anteo. Ah, ok. Ecco, vedi. Quindi. Posso dirvelo perché sono. Se siete Milano, vabbè, a Roma forse sicuramente si troverà. Sì, verso... a Roma da qualche parte si trova. Oltre Isi, Cina, sì, esatto. Oppure Quattro Fontane. Il nuovo Sacher. Vabbè, ragazzi, è questo. No, male... avete dimenticato l'uscita principe. Il male non esiste. Jackass Forever. Quale? Oh, oh, bravo. Sì, Jackass Forever. L'hai visto? L'ho visto ieri. L'ho visto ieri. E credo di essermi pianto anche i polmoni. Davvero? Io ci sono cresciuto e vederli cinquantenni, invecchiatissimi, con i capelli bianchi, ma con lo stesso spirito cazzaro di vent'anni fa, mi ha emozionato. È ovviamente Jackass, quindi non è più di quello. Però secondo me con l'età sono diventati ancora più fuori di testa, perché ci sono delle, siamo a un passo prima della mutilazione genitale. Io gli dicevo, questi sono scemi. Sì, sì, è una roba... Non hanno più ritegno, dici, sono invecchiati. No, non l'hanno mai avuto, ma secondo me l'hanno proprio perso per strada completamente. Tu, Violetta, quale di questi sicuramente vedrai? Sicuramente? Flea. Okay. Sì, che forse Flea è l'unico... assolutamente recuperare. Sì. Che attira. Va bene, allora siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi. Shai, grazie. Oh, non l'ho visto. Grazie Shai. Purtroppo siete capitati alla fine di questa puntata, che è la puntata del venerdì di Pizza e Cinema, dove parliamo dell'attualità e delle news del mondo del cinema e delle serie TV della settimana, mentre invece poi il martedì Pizza e Cinema c'è la puntata monotematica, dove affrontiamo con un ospite un tema in particolare, sempre del mondo cinema e serie TV. Questo martedì sapete già cosa ci sarà? Yes, parliamo del confronto libro film, cioè dalla carta alla pellicola, e non ci sarà un ospite. No, sarete solo voi. Questa settimana sarà Tommaso Renzoni. Ci sarà sempre Tommaso Renzoni, non avremo un ospite particolare. Scusate, alcuni annunci voglio fare importantissimi. Sì. Vi ricordo che oltre oggi è uscito il video sul canale YouTube, andatelo a recuperare, di Se vabbè a tema Mission Impossible con il buon Adriano Santucci e il sempre verde Marco Cioni. Ma soprattutto vi ricordo che questa domenica, a partire dalle 19, qui su Twitch, avremo la nostra giocata a tema Batman di Roll and Movie, che ho scritto io, e vi dico che mastero io questa volta. Questa volta mastererà il nostro Gianni e non Andrea Franzini, che comunque sta dietro le quinte. Se qualcuno ha già visto qualche... Noi abbiamo fatto già 3 puntate nei mesi scorsi, una volta al mese lo facciamo. La base è un gioco di ruolo, la base è Call of Cthulhu, che è un gioco di mostroni di Lovecraft, per farvi capire, è un investigativo però. E noi ogni volta ci caliamo all'interno di un universo cinematografico. L'abbiamo fatto con I Pirati dei Caraibi, l'abbiamo fatto con Matrix... E l'abbiamo fatto con Ghostbusters, e questa volta lo faremo sulla trilogia di Nolan. No, vabbè, lo possiamo dire, sarà il primo capitolo, Batman Begins. E siccome noi all'inizio facciamo sempre un prologo montato dal buon Gianni, vi spoileriamo. No, non lo dire. Che c'è la voce, questa volta la voce che narrerà il prologo sarà proprio la voce di Gordon. È la voce del commissario Gordon della trilogia di Nolan. E quindi... poi si chiama anche Angelo Maggio. Detto questo, grazie Violetta, come sempre, grazie Vic. Grazie. A disposizione grazie quando vuoi. Ragazzi, niente, a domani sera. Ci vediamo domenica con Roll and Movie, martedì con Pizza e Cinema e venerdì con Pizza e Cinema. E grazie a tutti, buonanotte. Ragazzi. Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV.